Regà, ma che è l'ultima puntata? Purtroppo sì, Domi. E che famo? Per il momento cominciamo a mandare la sigla. Tu come la pensi, la Peppe? Sigla. Andiamo alla sigla. Andiamo alla sigla! Il fischio del treno più famoso del web. Sì, certo. Penso anche l'unico. A tra poco. Cari ragazzuoli! Meno male che c'è Carlo. Meno male che Carlo. Non ho messo la fase. Non ho messo la fase. Ragazzi, siamo qui tristemente a commentare la nostra ultima puntata dell'anno. Dell'anno? Dell'anno di Metro Rock. Nel frattempo, per brindare a quest'annata.
questa, basta! Questa era un si bemolle. Questa era una nata. Per brindare a questa. Basta! A questa nata di successi. Analata. Basta! Di successi! Di qualcosa successo. Non lo volevo dire. E di. E di incredibili interviste, di incredibili risate. Che piace. Basta con delle buone. Oggi che cos'è? Oggi è la. È la vigilia di Natale. L'ultima messa sacra. L'ultima messa sacra del rock dell'anno. Jingle bell. L'ultima del. Ah no. E siamo qui a brindare con la nostra buona dopo, birra. Dopo, noi ricordiamo che dopo aver finito le birre ci infileremo le bottiglie a turno. A vicenda. Cioè io, come funziona per gli album che ci consigliamo, così ci infileremo. Oggi la infilo a Peppe. Io la devo infilare ad Alessandro, Alessandro la infila a me. Ecco, non ruttare. Ho fatto giorno. Questo che cos'era? Se la bottiglia non si bemolle di tutto, in che cos'era? Questo è un fa diesis o minorato. Ma ci dite da che minorato, da che cominciamo oggi? Allora ragazzi, cominciamo dai porno che avete visto ieri. No, quello dopo. Assa fame, non male che avete finito. Comunque siete degli ubriaconi, ricordatevi. Grazie Francesca per averci ricordato di essere degli ubriaconi. La madre delle tenenze parla proprio. La madre delle tenenze. La madre delle tenenze. Comunque, la madre delle tenenze. Comunque, detto questo, oggi la nostra puntata è quella, diciamo, conclusiva dell'anno, ma anche nei concetti conclusiva, perché... Ah, perciò ti sei vestito come a Flavio Briatore. No, perché c'ho i soldi e mi faccio... Come si chiama? Elisabetta mi faccio. No, perché oggi tireremo le somme dell'anno musicale, nel senso parleremo dei 10 album, cioè abbiamo stilato una lista di 10 album più belli che sono stati rilasciati in questo 2014. E non solo, oggi vi daremo anche i consigli, non del fantacalcio, ma per acquistare, per fare dei regali, per fare dei regali, per acquistare album, in pratica quali album mettere sotto l'albero, non necessariamente usciti quest'anno, ma in generale. 5 consigli personali da noi, i tre album a testa. I tre album di canzoni natalizie di Sam Frank Sinatra, Twister Sister con l'album delle canzoni classiche del rock di Natale, rivista in chiave metal, no, rock. Anche metal, proprio. Che è bellissimo, ascoltatelo tutti perché è stupendo. Beh, quello è che la chiave di plastica non è di metal, è molto più. Ok, Domenico non ha perso il diritto di parola. Detto questo, ah, scusa, da cosa cominciamo, caro Peppe? Cominciamo dai 10 album migliori del 2014. Però facciamo un po' alla volta. Non, è logico, non ne facciamo subito. Un po' alla volta. Il primo non è un album. No, partiamo dal. Il decimo posto non è un album. Oh, c'è anche a me questo. Sì, abbiamo unito tutte le posizioni in base a come sono andati. L'ultimo posto sono quelli italiani, diciamo. Gli album consigliati italiani di quest'anno. Sì, che sono, mettendo un po' insieme, sono quasi tutti miei. Uno è suo, che è Fabi Gazze Silvestri con Il Padrone della Festa. Perché? Perché ho fatto pure una recensione riguardo, appunto, dovresti poterla argomentare questa scelta. Sì, ma stai no, molto calmo. Molto calmo, sì, sarei tu e Alessandro, se mai. Io sto sempre calmo. Direi che questo è l'album. No, non farlo. Mio Dio, si sta spogliando, lo sta facendo. Donne a direi, correte. Stai zitto. Via stai, da Domenico. Stai zitto, vai fuori e non dare fastidio. Ci parli di Mavi Salvestre Ghizzè. Che cazzo stai dicendo? La droga? Dai, argomentaci questa scelta. Secondo me. In due parole, visto che siamo su un sacco di album. Questo. In due parole. Niente, è un album che aspettavo da. Vai. Io fan di Silvestri e di Fabi, non tanto di Gazzè, ma di Fabi e di Silvestri, aspettavo da una vita. Semplicemente hanno unito generi, stessi generi, tre dei generi più importanti in Italia, secondo me. Che sono? È sempre di musica leggera, però chi è più poppettaro, più tendente alla metrica veloce come Silvestri, chi è più dolce, diciamo, nei testi e nella musica come Fabi, e chi invece riesce ad avere metà e metà. Che è successo? Vai, tranquillo. Vai, puoi andare. Metà e metà come Gazzè. Anche se la voce è abbastanza irritante. Perché dici che la voce di Gazzè è irritante? Il tuo cantante canta così. No, Gazzè c'ha il pistello. Veramente? Andrea c'ha gli altri due noi. C'ha la zeppola. Poi sono tre romanacci, insomma. Sì, sì, infatti, questo l'hanno unito. Paolo, c'è Paolo Benvenu, chi lo conosce? Io ti ho sentito dire. Tu lo conosci? Sì. Ho messo Paolo Benvenu con l'ultimo, si chiama Heart Hotel.
si chiama Hotel della Terra. Ah, pensavo Hotel del Cuore. Mi bastano 3-4 parole per dire perché ho messo questo album, perché come cantautori italiani del nostro tempo, 2014, diciamo, è forse l'unico che non è entrato in quelle stupidaggini del tipo fare satira politica nelle canzoni, fare parlare della società nelle canzoni. Vedi Brunori. Non solo Bruno, ma tutti quanti, tranne lui e pochi altri. Questo album è molto bello, lo consiglio anche a te. Se non mi ti piace un sacco. Ah, si chiama Air Hotel, ascolta. Okay. Gli altri dicono così. Forse il management perché il dolore post-operatorio, perché col secondo album che è MacMau, perché è una cosa dei testi perfetti, secondo me. Più che musicalmente, come testi. Però sei passato da non politica di. Ma non è stata la politica. È più sulla società che politica, però se è fatta bene, attivi, se è fatta bene. E poi non è cantautorato, però, cioè. No, meno cantautorato, no, però ci si avvicina. Sì, soltanto perché fanno buoni testi. Con l'ultimo non tanto, però con quello precedente. No, in realtà l'ultimo album è fatto molto bene. Sì, però secondo me toccano tantissimi temi, toccano i temi delle citazioni stupide, toccano i temi della. Quindi pure Carlo Sole. No, Francesco. Esatto, si può rapportare a Francesco Sole praticamente. Selvaggio non c'è una frase che, in una canzone che dice praticamente parla di Jim Morrison, questa canzone. Ah, Jim Douglas. Plagiano talmente le tue frasi che pare che non sono manco più tue. È vero, sì. È vera sta cosa. Ci sono certe frasi che ancora oggi non si sa a chi appartengono. A chi appartengono, non sembrano più frasi sue in realtà. E quindi. Bravo, cioè, Francesca ci dice che conosce anche il. Poi c'è una canzone sul cinema, comunque c'è un po' di tutto nell'album, eh? Mi è piaciuto un sacco, sinceramente. Strano, non hai messo il Cile o gli altri. Musicali. Perché dovevo mettere il Cile? Perché il Cile e non il Brasile? Perché il Cile? Ma anche la Bolivia. Perché non la Bolivia? Cioè, perché non la Bolivia? Comunque, questi sono i tre album che ci del decimo posto che ci sentiamo di consigliare, perché sono quelli italiani che e non rock, tra l'altro. No, sono rock in realtà, forse solo il primo non lo è. Il secondo è cantautorato, però di chitarra, quindi ci può stare rock. Management, proprio rock non ci direi, sta, non direi, ci sta. Ma... No, ci vabbè, sta. Sono quelli che si possono associare forse al movimento rock, ma non è che sono proprio rock nella forma. Rock. Però vabbè, a minimo management ci stanno. A minimo management proprio per come perché stile bravo, di vita, un bravissimo di batterista anche. Quindi già per quello io mi metterei in... Anche per come scrivono le canzoni sono molto rock. Una domanda, perché se il batterista è bravo è rock, se non è bravo non è rock. No, se non è bravo non è rock, però spinge abbastanza per essere uno che non è definito, può essere non è definito rock. Ma anche le chitarre, almeno nel primo, però anche nel secondo comunque le chitarre. Io però le avvicinerei molto di più allo stile poppettaro italiano. Ma anche questo è un problema italiano più che altro. Molte tecniche loro sono utilizzate, cioè a parte il fatto che è un problema italiano più che altro. Nell'album dei management, soprattutto nel MacMau, senti molta elettronica finta costruita. Sì, ma elettronica tanti gruppi, neanche i radio e loro dovrebbero essere definiti rock. Sì, assolutamente, però è fatto all'italiano. Diciamo che non lo so. No, beh, io lo vedo abbastanza rock, più che rockettaro, un misto tra rock pop. Sì, anche un po' di pop all'interno. Un po' di e tutto poi il pop in realtà. Non è che se fatto bene il pop è un grandissimo genere, solo che in Italia fa no ma ci sta noi abbiamo scherziamo noi abbiamo gli 883 ragazzi che per quanto non possono piacere hanno inventato un genere. Non possiamo dire che non genere hanno inventato, è il pop italiano, il genere la minore do fa e sol. Il nuovo pop italiano è loro. Passiamo al nono posto, se non vediamo più. Passiamo al nono posto che è tuo. Sì quindi ce ne parlerà Alessandro principalmente. Sì. No, diciamo che io l'ho voluto scegliere perché... Diciamo prima chi sono. I Manic Street sono un gruppo che ha sempre calcato le vette dei paesi esteri, che purtroppo in Italia non sono molto conosciuti, però sono dei vecchiacci che ora... Diciamo che sono i cugini per come suonano, dei Rolling Stones, perché sono dei vecchiacci, però anche nei live, ancora oggi, riempiono gli stadi e non si sono, diciamo, sono una di quelle poche band immortali che non sono mai svendute. L'album è Futurology. Sì. Ed è comunque contemporaneo come album, ma allo stesso tempo ha gli stessi suoni più o meno dei primi album degli anni 70-80, specialmente anni 80. Ed è quasi una rarità, perché noi abbiamo visto anche la settimana scorsa, no? Che abbiamo letto di molti artisti che nel 2015 usciranno con album nuovi. No, il nostro album sarà diverso, e poi è sempre la solita manfrina, no?
cioè suoni un po' messi di qua e di là per riempire i pezzi, pezzi scritti per riempire l'album. Invece questo album, proprio come concetto di una realtà futuristica, no? Futurology, anche i testi sono molto molto impegnati, quindi io comunque l'ho messo nella classifica dei migliori album, perché merita, perché trovare una band che in Italia, vabbè, non si conosce, però nei propri anni ha fatto della naturalezza dei testi, anche se complessi, la loro propria potenza, e l'ha fatto anche oggi che non hanno più niente da dire, perché comunque hanno fatto già il loro, e restando simili a se stessi, perché lo spirito rock secondo me è proprio questo, cioè restare simili a se stessi, cioè facendo le contaminazioni del presente, perché è importante aggiornarsi, ma restando comunque fedeli a se stessi. Quindi lo consiglio proprio per la qualità e per l'animo rock, più che altro. Diciamo che è bene restare fedeli a se stessi, ma non troppo, SDC Docet. Esattamente, loro si sono rinnovati, ma allo stesso tempo sono stati simili a se stessi. Diciamo che nel 2014 c'è chi ancora riesce a fare buona musica. Sì, nel 2014, cioè, sì. Se voi vedete le foto, questo c'ha 70 anni. Il problema di chi fa miglior buona musica nel 2014 è che la maggior parte nessuno li conosce. Sì. Nessuno li conosce, sono. Ma infatti questa classifica si vede. Io voglio dire una cosa, ma ci arriviamo a un altro album, esatto, che praticamente io ho visto che in America. Non sono d'accordo che tu abbia inserito quest'album. E invece io sono molto d'accordo. Perché? Perché in America è arrivato in tutte le classifiche possibili e immaginabili. E il posto più basso è stato il settimo posto. Ma mettete un soggetto e non lo possiamo dire ancora, appena ci arriviamo. Vabbè, quando ci arriviamo. Vedi, Francesco è il fratello. E in Italia Massimo è arrivato al 24esimo posto. Direi proprio di no. Francesca ci chiede se nella nostra classifica abbiamo messo Nasov. Io credo di no. Lo salutiamo, stato, lo salutiamo, ma. Ma Nasov perché c'è il naso a B. Non lo so, è probabile. Comunque è difficile che l'abbiamo, che sia stato inserito nella classifica. Ottavo posto! È mio! Beppe, è mio l'ottavo posto. L'ottavo posto di Peppe. Yelbo! Con The Take Off and Landing of Everything. Vai Peppe, non birra. L'ultimo album. L'ho messo per vari motivi. Il primo motivo ce è. Ce n'è uno. Sì, no, non dico tutti i vari motivi. Tutti i tre motivi, quattro anni. Praticamente il primo motivo riguarda i testi di quest'album. Quindi di solito gli ultimi posti delle classifiche, perché io spesso mi diretto a fare le classifiche dei migliori album dell'anno. Di solito negli ultimi posti ci metto quelli che hanno avuto, che scrivono meglio, diciamo. E Yelbo, devo dire la verità, tra tutti i posti che ho fatto in classifica, tranne il primo, non dico chi è, tranne il primo, diciamo, ha scritto un album con dei pezzi fenomenali a livello di scrittura. Cioè pezzi in cui riescono a riprendere addirittura le opere di Shakespeare, opere comunque di letteratura, eccetera, eccetera. Tra l'altro sono tracce lunghe spesso, alternative rock comunque, per dirlo, su inglesi. E sto dicendo che sono tracce lunghe ma non stancano per il loro genere. E soprattutto il motivo più importante per cui li ho messi in classifica è che praticamente non sbagliano un colpo. Cioè non è il primo album, torno indietro, mi leggo quanti album sono perché non mi ricordo il numero preciso. Loro sono americani. Ma non hanno sbagliato. Sono americani. No, è una domanda, sono americani. No, sono inglesi. Sono inglesi, sì. Sono inglesi, sì. Sono inglesi, mi sembra che abbiano fatto questo del sesto album, cosa del genere. No, ti porta, tu hai scritto. È il sesto album. Sesto album, sì. E non hanno sbagliato un colpo. Praticamente anche nelle classifiche generali, nelle recensioni, in tutti i sei album sono. E perché questa copertina così? Questa è una copertina molto gotica, praticamente. Cioè, riprende anche un po' il tema. Ma il tema dell'album che riguarda qualcosa di gotico. Qualcosa si chiama inquietudine. Qualcosa del passato che riguarda comunque fonti letterarie, fonti molto. 1600-1500, diciamo, all'inglese. Porca troia. Hai fatto bene. Comunque, ma già i titoli Lunette, oppure Messed Captains, sono nomi di opere. Di opere. Sembrano quasi dei sonetti pirate. Sì, non sbaglio, se Messed Captains riguarda un po' le poesie di Sheridan, sì. Poeta inglese. Vabbè, questi sono dei poemi. Cioè, alla fine non sembrano dei poemi come titolo, no? A livello di titolo. E poi la voce di Guy Garvey è fantastica, quindi io lo inserisco all'ottavo posto, che comunque, era il mio quarto. Facciamo un piccolo inciso: questa classifica è stata amalgamata tra tre diverse classifiche, perché io sono un cazzone e non l'ho fatta. Ti possiamo cacciare fuori, vai fuori. No, perché sono il capitano, posso fare il cazzo che voglio. Fai il cazzo, già lo sono. Quello che vuoi.
Sono state prese le varie band che sono, i vari album che sono stati messi nella classifica di Alessandro, di Peppe e di Domenico, che sono stati amalgamati in questa maxi classifica. Una cosa però è stata unanime, ovvero il primo posto, che era stato inserito da tutti e tre come primo posto, che non vi svegliamo qual è, ma penso se siete amanti della musica voi già conosciate. Detto questo, la nostra selezione musicale di oggi comprende le band che sono venute in questo anno ospiti da noi. Non tutti, ma più o meno quelli che ci hanno inviato le dire, perché la nazionale non ce l'ha mandata. La nazionale non abbiamo. Aspettiamo ancora, Riccardo. E quindi cazzo, noi adesso mandiamo i Red Liquid con We Are Cloud. Andiamo e ci ascoltiamo questo grande pezzacchione. Siamo tornati, cari ragazzi, credevate che non tornassimo, anzi speravate che non tornassimo, cari vecchi bricconi. Vabbè, dobbiamo fare una precisazione, perché Fabi Gattesi, Silvestri, Paolo Benvenuto e Management non erano in classifica, non erano decimi. Sì, non erano in classifica. Erano undicesimi in realtà. Già erano dieci. Quindi Manic Street Preachers erano decimi, Yelmo noni, Egesmi ottavi. E ora tocca a me. No, Egesmi la iniziale. Tocca a te. Alessandro non l'ha detto. No. Dove sei? Peppe, su quale mondo sei? Pronto? Ero io l'ultimo. Sì. Ah, me ne sono dato. Sì, 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 sì.
figurati. Giuro che non lo ricordavo. Ah, questo è uno degli album, secondo me, più, tra virgolette, vecchi della Rassi, perché è stato registrato e prodotto gennaio del 2014, quindi è già quasi 2013. Io non li conosco proprio questi qua. Ah, non le conosci? Non ne ho mai sentito. Pure te li consiglio, perché comunque ha tante contaminazioni. Sì, ha tante contaminazioni. Per questo non li ho mai sentiti. A me non piacciono tantissimo. A me non piacciono tantissimo, però c'è da dire che hanno una buona line tra di loro, insomma. Sì, sì, sì. No, c'è una buona valga, ma a me sono piaciuto soprattutto perché è bello vedere in un gruppo le contaminazioni di tutti i membri. Cioè chi ha portato chi ha portato la vena folk, e poi soprattutto è stata la maggior parte No, dico, faglielo leggere ad Alessandro, che se l'è preparato, mi pare brutto. Ah, no, hai ragione. No, stavo dicendo, la maggior parte ma perché è scritto da me? Ma tu per primo mi sei Gigione, Alessandro. Madonna, che pazzo. No, comunque, la cosa, diciamo così, che mi è piaciuta di quest'album è più il concetto dell'album, perché l'ha scritto una donna, che però era un uomo. No? Come? Sì, ha scritto un transessuale. Peppe. È un transessuale. Sì, 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 sì. Ma prima di leggere voglio andare un po' avanti a vedere questa cosa, perché sono è stato scappato in Italia, ovviamente è stato poco pubblicizzato, è stato poco pubblicizzato perché eccolo qua. Non si sa cosa dire. Eccolo qua. Poi è uomo ancora. No, come si quando si chiamava Tom Gabel. Ora si chiama Laura Grace. Ok, ha cambiato proprio. Ha cambiato sesso, e in pratica in questo album, questo è il primo album da donna. Però la voce non si capisce ancora se è da uomo, un po' come con Sita Wurz, che c'ha la voce sia maschile che femminile. Questo è come si chiama? Come si chiama quel gruppo che conosce pure Francesca, che c'è il transessuale che canta? Non mi ricordo. Comunque c'è un gruppo di Napoli che c'è il F4. Francesco ce lo potrà dire, non mi ricordo come si chiama. Ah, oh, comunque a parte come il punk si sente moltissimo. L'ho voluto scegliere anche per curiosità, perché non tutti lo sanno. Anche tu li conoscevi, Domenico? Sì, sì, ma però non sapevi che lei poco, però quello che ho sentito era uomo, e adesso invece c'è. Più che altro mi sono piaciuti mi sono piaciute le cose che riescono a fare. In realtà l'ho sentito soltanto in un live. Hanno aperto un concerto a in Inghilterra comunque. Sì. Qualche altro punk, qualche altro gruppo punk, sì. C'era qualche panchina. Qualche panchina, qualche panchetta e qualche pangarre pure. No, comunque quello che mi piaceva, perché di solito il punk, vabbè, ti può piacere perché ti dà quella vena di impatto sonoro uditivo, no? Che subito ti colpisce. Però, oltre comunque che è un buon album a livello di musica, perché ci sono tante contaminazioni, tra cui anche il folk, anche le liriche, stranamente, comunque in un album punk che non si parli comunque di politica, sono a livello sociale, che quasi il 90% delle tracce parla della sua storia personale, quindi ci ha messo la sua anima per fare questo album, e l'ha fatto con non troppi luoghi comuni, perché sarebbe così facile parlare di queste cose nel 2014, però lei l'ha fatto con lui, lui sbarra lei, come facevano i Simpson, l'ha fatto con leggerezza e classe. Quindi questo album è comunque consigliato a chi si interessa non solo della linea melodica, ma anche alle litiche e alla società che entra in musica, alla musica che entra nella società. Poi abbiamo al settimo posto. Settimo posto, sì. Che è di il suo. Io ho messo gli Interpol con El Pinturo. El Pinturo, sì. El Pinturo. Come? O El Pinturo? Non lo so, Pinturicchio del Piero. Pinturo. Questo non mi trovi d'accordo con questo album. Quello di sopra non l'ho ascoltato, però. Non hai sentito l'album? Quello di sopra non l'ho ascoltato, però secondo me anche quello, però. Perché? Però perché? Il Pinturo non mi è piaciuto. Perché gli Interpol dopo 5 album. Dopo 6 album sono rinati, cioè hanno fatto quello che facevano 4-5 anni fa, ma in maniera molto. A parte che hanno cambiato etichetta, quindi hanno tutta una serie di personaggi di un certo livello, quei coglioni, a creare un album che secondo me nato da zero, perché è nato da zero, nel senso che il cantante dopo uscito dal giro che si è finitissimo, distrutto, insomma, mi ricorda una persona.
No, mi sto guardando nel specchio. No, diceva che sì, perché in me vedi te, perché in te vedo me. Fai perché... cagare. Grazie. In ogni caso, acque frigide, ci dice Francesca, era il gruppo ecco. Col transone. Acque frigide, che ecco. Bello. Dicevo che anche il nome mi ispira molto. Dicevo che comunque è un album che secondo me nell'anno in cui c'è, nel 2014, ma non è solo il 2014, negli ultimi anni, diciamo, è un album che riporta a quello che era la musica una decina di anni fa, insomma, è qualcosa di che secondo me è piacevole da ascoltare. Voi non siete d'accordo? Non so. No, ma io sono d'accordo. E perché non sei d'accordo? Sono d'accordo, ma non sono d'accordo. Certamente sono d'accordo. È un buon album, ma non da primi dieci, questo intendo. Non è che dico fastidio, sì. Non è da primi dieci. Secondo, me, secondo me non è da primi dieci, semplicemente. Secondo me sì. Cioè, da primi 30 al 25esimo, non lo so, no, non posso accasarci da. Come gli italiani. Cioè, perché questo album qua, quello che ti dicevo, che in America è stato. È entrato in tutte le classifiche possibili e immaginabili. E come posto massimo, insomma, è arrivato. Cioè, come massimo lontano è arrivato settimo, come ultimo posto, diciamo. Quindi, insomma. In Italia 25, 26, 30. Vabbè. In America secondo me, pure in Italia. Io per questo ho messo loro, perché in Italia secondo me questo genere qua, e soprattutto gli Interpol, che tra l'altro in Italia saranno venuti forse un paio di volte, ma per sbaglio non tra lo l'altro. So, non mi sono mai informato. Non me lo ricordo. Beh, ma saranno venuti un paio di volte. Se non ci sono persone appassionate, persone che parlo di quelli questo che fanno i concerti. Questo è l'indie rock, indie rock, diciamo, che da dove è nato l'indie rock, diciamo. Mm. Comunque sono. Mm. Sono 10 anni che fanno sta musica, quindi io 10 anni non ci vuoi dire proprio niente. Loro hanno inventato questa moda che mo sta andando parecchio, però. Che li possono ammazzare. A me quest'album mi ha ricordato molto. 4-5 anni fa quando facevano ancora cose potenti. Poi sono cambiati. Andiamo avanti con la sesta posizione. No, anche sesta, sì, giusto. Tocca ancora a te, Domenico. Sì, tocca ancora a Domenico. Sesto o settimo, ma non lo so. Sesta. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz con il suo incredibile Strat. Come si chiama l'album? Strat. Non puoi, cioè, ragazzi. Strat, ma allora, io non ho messo la. No, strutto. L'ho strutto così. Non ho messo quest'album. Non l'ho messo perché lui è figo anche se lo è. Se ha una sciarpa che è quando il tappeto di casa di mia nonna. Beh, dove hai visto anche l'immagine di Photoshop che l'hanno ancora allungato di più. Cioè, non per questo, io ho messo Strat perché sta per morire e perché Lenny Kravitz riesce sempre con giri del cazzo, ma giri del cazzo, no? Cioè, nel senso, roba semplicissima appunto, a fare cose che gli rimangono impresse. Lui ha l'imprinting, lui ha la capacità di dare l'impronta proprio live in ogni pezzo. No, aspetta, non sbagliamo. No, hai ragione. L'ho letto sopra. E ha la capacità di dare un'impronta ad ogni pezzo e lasciarti l'impronta dietro. Cioè, quando tu senti il pezzo dici: ah, questo è Lenny Kravitz. Cioè, non c'è bisogno che tu vai a vedere chi è il tizio che la sta cantando, cioè tu lo senti. Ma che poi anche il singolo, no? Ma a parte il singolo, devi ascoltare più commerciale, i tracci sono belli. Però anche il singolo, per farti l'esempio, a parte che c'ha una bella linea di basso e ha suonato quasi tutto lui. Sì, ha suonato. Però se tu leggi anche il testo, è stupido, dice la stessa cosa. Però se le dice lui. Ma lascia stare che se lo dice lui. No. E il fatto è che lui, come riesce a dire quelle cose su quel tempo, su quella melodia, su quel riff. Cioè, lo dice, come lui ha la capacità di mettere bene, come Silvestri in Italia, la stessa cosa. Sì. Silvestri in Italia. Beh, vogliamo dire perfetta. Che questa è un'offerta che fa Media World, facciamo pubblicità occulta. Che se comprate questo album entro il 25, vi regalo anche la sciarpa di Lenny. Quindi è una cosa con Bershka. Non sì, dico. Sì, sì. Andiamo avanti. Potete tappezzarci casa, morirci dentro, usarlo come sudario. Tocca a me. No, a me. No, tocca a te. Tom Petty. Ragazzi, ma non vogliamo andare un. No, ma andiamo più che... parliamo questo perché poi abbiamo anche tante altre cose da dire. Abbiamo ancora i nostri 5 album. No, io non li voglio. Peso 6. Peso 6 perché per pure fare il tipo al tempo. No, perché io volevo aggiungere un altro genere che non potevo. No, il problema è che io dovrei andare. Cioè, dovevo fare pipì. E beh, non la puoi andare a fare, mi dispiace. Appunto, vabbè, subito finisco, tanto è. No, breve. No, vai con calma, non ti preoccupare. Vai con calma. Comunque, mi sono sbagliato. Quelli che avevano suonato per tanti tempi sono vecchi,
è il Tom Petty, perché io credevo che fosse solista, invece c'ha la band Tom Petty. Non mi ricordo il nome. È gli Earthphone, come cazzo si chiama? Sì. Tom Petty. E invece Manic Street Preachers sono vecchi, ma tra virgolette sono giovani, perché suonano da 10-12 anni. Invece Tom Petty, che è un nome molto figo, c'hai i peli bianchi, Tom Petty. Free Fallen. Tom Petty. È il loro 13° disco e comunque è un lavoro che si posiziona a metà dei precedenti album, perché questo è quello che ho detto prima, però lo applica a questo anche. E soprattutto quello che, diciamo così, mi ha reso contento di ascoltarlo e mi ha fatto, diciamo così, un giro di ipnosi questo album, che si chiama Hypnotic Eye. Esattamente. Comunque a me è parso quasi, perché se si riascoltano gli album precedenti a questi, 2-3, questo è molto di qualità, molto molto più alta, e sembra quasi un testamento musicale. Io sono sicuro che adesso lui con tutto il suo gruppo gli staranno grattando le palle, perché gli stanno ascoltando sì, dalla Florida. Sì, lo vedo proprio. L'ascoltatore ci riporta dalla Florida. Sì, Tom Petty e gli altri. Sì. E gli altri. Comunque è una delle band veramente cazzute, anche se io molte volte odio comunque i cantautori, anche se non è proprio cantautore al 100%. Cioè, ti odi? No, aspetta. Che usano solo il proprio nome per dare un'impronta, perché comunque. Cioè, ti odi? Album... No, è perché tu sei incisivo e omolato. No. Perché comunque. Dai, beh, fatti una battuta simbolica. No, lo dico perché comunque la grandezza di questo album è dovuto anche alla band che lo supporta. Lo sopporta, perché si dice nel mondo del rock che abbia un carattere un po' come tutte le pure di parte. No, un carattere un po' così non vuol dire che abbia il pisello è un po' rompipalle. E quindi comunque odio un po' quelle superstar, perché tipo Springsteen. Però Springsteen se lo può permettere. Sì, c'ha il culo, ragazzi. Ecco. Invece Tom Petty c'ha il culo bello. Tom Petty, però comunque lo consiglio perché è un album maturo, ma pronto per essere ascoltato anche dai giovani italiani, anche se è un azzardo questo. Però... Giovane Mario, tu lo consigli? Sì, sempre. Giovane Mario. Detto questo, noi mandiamo la seconda canzone della nostra incredibile selezione. Io vado musicale a fare la pipì, quindi mandiamo un pezzo lungo. Uno lungo. Via Vittorio Veneto. Andiamo via Vittorio Veneto. Sì. Salutiamo Zerella e Hisgos. Vai, lo mando io, tu nel frattempo comincio a fare la pipì. Mandiamo via Vittorio. Posso fare la pipì mentre sto camminando? Sì, come vuoi, per tuo piacimento. Ma se poi dopo ti cambi i pantaloni. Mandiamo via Vittorio Veneto con Ciro Zerella e Hisgos. La strada provinciale, parallela all'autostrada, che mi portava a casa tua ogni giovedì. O giù di lì. L'ho rifatta, e di certo dovevo piacere molto anche a tuo padre e al tuo cane, che mi faceva le feste. E poi cos'è successo? Non lo so. Perdonami per non essere stato bello, per non avere mai capito veramente quando sorridere davanti a una reflex ma io sono io, sono gli altri. Hanno vestiti
più eleganti, più di me. Perdonami per non essere stato bello come lo ero nelle foto da bambino. Da bambino. E poi cos'è successo? Ora lo so. Ma io non sono un dio come gli altri. Sugli acceleratori performanti. Ma io non sono io, sono gli altri. Sono vestiti più eleganti, più di me. Ragazzi, Muatacom! Muatacom! Nel frattempo penso ci abbia abbandonato anche la cara Francesca. Quando vuoi, purtroppo. Sì. Vittorio Veneto, forse. Basta! Forse farò la pubblicità del Leininger. No. Che roba, ma devo dire, ma devo dire. Tocca a me. Tocca, non lo so chi tocca. A me. Tocca, tocca. Perché siamo al quarto posto. The War on Drugs, la guerra contro la droga. Sì. Noi cosa ne parliamo a fare? Non lo so. Qua è sbagliato comunque il genere, non è qui, in Italia è sbagliato sempre, Wikipedia italiano fa schifo. Questo lo mettiamo. Cosa hanno messo? Indie rock e shoegaze. Shoegaze, va bene. Comunque, War of Drugs, l'ultimo album si chiama Lost in the Dream, che è praticamente, chi sono questi qua? Sono un gruppo che sono nati sotto l'ala di Kurt Vile. Sapete chi è Kurt Vile? No! Ricordacelo. È un artista folk molto all'americana, nato tantissimi anni fa, come musicalmente intendo, e che ha dato, a parte il timbro vocale simile ad Adam Grandustiel, che è il cantante di questi di War on Drugs. Sono inglesi, no? Americani. Sono della Pennsylvania, di Philadelphia, quindi della Pennsylvania, sì, della Pennsylvania. Della Transilvania. Sono tanti Draculi. Sì, abita solo Dracula e Transilvania. È il motivo per cui lo inserite, a parte il fatto che c'è una coincidenza, perché la voce di questo Adam assomiglia tantissimo anche a quella di Tom Petty. Sì. Quindi è una coincidenza assurda. Oh. E hanno costruito questo album musicalmente in modo perfetto. Hanno spaziato in vari generi.
dalla wave al normalissimo rock, un po' di folk, ci hanno inserito lo space rock, l'ambient. Ambient, addirittura sì, sono i momenti di ambient. Adesso li devo andare ad ascoltare. Addirittura il roots c'è. Rock, che non so se il basso non c'è. Ma scherzo. No, ci sta tutto. Fai ambient, il basso non c'è. Ed è il vero album, al contrario di come dice qua, indie rock, però non come genere, ma come sostanza, nel senso è stato autoprodotto, eccetera, sì, eccetera. L'ho inserito perché è veramente un ottimo album, fa soprattutto pensare che anche chi ha meno soldi o a chi praticamente inizia da zero può fare un album della Madonna. Non si dice la Madonna. Quindi album del Gesù Cristo. È prodotto da Radio Maria. Sì. Ok. Comunque adesso mi rendo conto che adesso che ho tolto gli occhiali da sole e messo gli occhiali da vista normali, c'è molta più luce in questo box. Sì, devo dire la verità, fa schifo. Ma che tocca? Tocca a noi! Tocca a tutti. Noi, tocca a tutti, tocca a tutti. No, noi tre, Alessandro. Noi tre danno Alessandro. Alessandro è sfigato. Cosa abbiamo messo? Andiamo sul podio e il gradino più basso spetta i Fast Animals e Slow Kids. Semplicemente Alaska. Perché l'abbiamo inserito in più di noi. Sì, Alaska o entrambi l'avevamo messo come quinto. Sì, esattamente. Questo si chiama Alaska o Alaska. Perché ho sentito una loro presentazione. Perché Alaska? Non l'ho capito, alla Feltrinelli. E loro io pensavo Alaska. Perché forse la musica no, ska. Invece non c'entra un cazzo. Assolutamente no. I Fast Animal non hanno mai toccato quell'impronta che io mi ricordo. Però c'è da dire. C'è un cambio musicale, ci sta. Una leggera aberrazione del vecchio, diciamo. Certo, l'album è fatto perfettamente. Già dalla copertina si vede che c'è un qualcosa di più intimale all'interno dell'album. E soprattutto la copertina è una finestra in cui il fuori è illuminato e il dentro è scuro. Esatto. Infatti i testi sono molto più intimistici e sono anche più cupi. Molto più cubi. Ma c'è da dire pure. Anche se c'è quell'esplosività, ci sta. E la rende ancora più importante. C'è un testo per un paio di pezzi che parlano proprio di suicidio. Il mio preferito è Gran Finale. Che è bellissimo. Ma anche Overture all'inizio. Anche Overture è molto bello. Però c'è da dire che questo è come sopravvivere al presente. È il primo album, ragazzi, il primo album che non è stato solo autoprodotto, ma ci ha lavorato vicino un big che è Mauro Pagani. Insomma. Anche no, ma è un bellissimo album, non mi aspettavo. Questa balalaicaista, balalaicaista. Suona la balalaica. Lavorare Mauro Pagani, che lavora su un album, tra virgolette, che dobbiamo sempre inserire, tra virgolette, l'indie rock italiano, che alla fine, fino a ora, stati sempre indipendenti di Fast Animal, quindi. E Mauro Pagani, che è un big della musica italiana, che comunque ha prodotto, arrangiato e riarrangiato gente del calibro anche di Ligabue. Ragazzi, insomma, significa che i Fast Animal stanno salendo. Sì. Stanno diventando veramente. Ramiro, stanno diventando. Sì. Salutiamo Ramiro fuori. Perché al di fuori di Alaska, tra l'altro, ci sono due album che sono Cavalli e Ibris. Sì, che sono stupendi lo stesso. E io metterei più Ibris e Cavalli piuttosto che Alaska. Sì, non ti piacciono di più. Lo so, però mi piacciono di più quegli i primi. Sì, sì. Molto di più. Sono molto più genuini, molto più di impatto. E Maria Antonietta resta Maria Antonietta. Sempre sì, la stessa. Se lo fai la titta. Secondo posto. Questo è il terzo posto. Secondo posto dobbiamo parlare Alessandro invece. No, Alessandro perché l'avete inserito voi. Perché secondo te abbiamo inserito. Anzi, perché secondo te abbiamo inserito quest'album? Non li conosci proprio, affatto. Perché Alessandro. L'hai sentito l'album? Sì, no, non li conosco. Però ho capito il nome, che sono i Royal Blood. Con Royal Blood. È il primo album. Primo album. Io lo so perché Alessandro l'ha messo. Perché Alessandro l'ha messo? Perché Alessandro ha lo zucchero nel sangue. E che significa? Che è troppo alto e quindi. Ma nel sangue reale. Che c'entra quello? Non lo so. Era una puttanata che dovevo. Che c'entra lo zucchero col sangue reale? Non c'entra un cazzo, però. Perché la pappa reale è cioè, dolce. È zuccherosa. Vabbè, meno male che è l'ultima puntata. Comunque. L'abbiamo inserito perché è forse l'unico. Non l'unico. È il miglior album folk, blues, rock, eccetera, eccetera, dell'anno. Miscellanea. Sì. Questi di dove sono? Sono dello stesso posto da cui vengono quelli che mi hai dato tu oggi. Ah, i Cooks. Sì. Vengono dall'Inghilterra, dalla stessa città, non mi ricordo come si chiama la città. Non ma non però è lo stesso posto. E non so se siete d'accordo con me, in questo caso, come ho detto prima erano bravi altri gruppi, soprattutto per i testi, in questo caso è strumentalmente che vediamo il meglio. Perché l'album comincia con la batteria a 1000, cioè praticamente perfetta,
a cui si aggiungono poi il grandissimo basso, perché sono in due loro, e la chitarra. Tu mi hai detto che la chitarra è uno che non c'entra con la band, loro è un turnista, non lo sapevo io ad esempio. No, perché loro sono proprio alla SIAE, oppure la nomenclatura britannica, sono proprio scritti come duo musicale, duo britannico. Sì. E c'hanno anche loro, come ce l'avevano The War on Drugs, c'hanno anche loro un maestro, anche se non si sono mai conosciuti in realtà, ed è Jack White. Sì. La loro musica si ispira molto a quella di Jack White, soprattutto nell'improvvisazione, che Jack White è uno dei maestri dell'improvvisazione, praticamente quello che può fare nella lo fa. Mister microfono da ha scritto tre pezzi in 20 minuti. Tipo per dire vado, faccio quello che cazzo mi pare, pure se viene male, però è venuto. In che senso? È proprio in quel senso che hai capito. Nel senso che ha goduto. C'è anche un misto di Stone, c'era sì, scritto, sì, ci può stare anche quello. L'album non è lunghissimo. No, dura poco. Però prende tantissimo. E quindi io l'avevo messo al quarto posto, al terzo posto l'avevo messo. Ed è un album che merita quest'anno. Adesso assolutamente merita. Tra l'altro tutte le classifiche, sempre le tre primi posti, non me l'aspettavo, non sono mai d'accordo con le recensioni. Tutte, però queste tutte lo mettono ai primi posti. Sì, questo forse è l'unico album che anche io ho trovato anche in quei siti un po' più mainstream. Sì, lo mettono chi al dodicesimo, chi al settimo. No, comunque ci sta, è buono. Quindi Rolling Stones non quindi lo avrai come recensione tu tra qualche settimana. L'ha preso Rolling Stones? Sì, non per decimo, undicesimo posto. Lo avrai come recensione tra tre settimane. Adesso cioè, tra ti piacerà adesso. Ragazzi. Vabbè, non c'è bisogno di fare perché lo sappiamo qual è il primo album. Il primo posto dell'album The Best of 2014. Ma l'abbiamo detto bene al primo colpo tutti e due! Siamo nel 2015 però. No! Aspetta, lo fate dire a me con la voce sexy. Dillo tu, visto che tu non hai fatto la classifica, fatti il primo posto. Fatti il primo posto. Ah! No, aspetta. And the winner is Michele Salvemini in arte Caparezza con From Molfetta with Museica. Un applauso a Caparezza, perché noi siamo stati anche a live, quindi siamo andati a live di Museica all'Arenile a Napoli. Ma abbiamo toccato il suo cervello, esatto. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. E non è che noi abbiamo messo questo album perché noi siamo andati a vederlo e ci è piaciuto, ma semplicemente perché ascoltare l'album ti lascia senza parole per i testi, però ascoltarlo, per non sentirlo, ascoltarlo con le cuffie. Perché il primo ascolto sembra una palla, ma non lo è assolutamente. I testi sono fottutamente geniali, come tutti i testi musicalmente hai contro coglioni quest'album. C'è addirittura un pezzo metal in quest'album. Cazzo, comprate robe di coglioni. Costa 12 euro, insomma, perché andrete sull'astrico. Secondo me è proprio un cimeli artistico, un'opera d'arte. È un'opera d'arte perché lui trova quest'album. Proprio per la filosofia artistica. Lui ha detto che ogni pezzo gli è stato ispirato da una scultura o un quadro. Sì, io credo, al di là degli amanti dell'arte, quindi per me è pezzo che più o meno facciamo fatti tanti, ma in genere per tutti. E per chi è italiano, perché questo è un album che fa capire anche che noi italiani dobbiamo avere più sensibilità artistica, perché io semplicemente un album del genere me lo sarei aspettato da un francese o da un tedesco. Da tedesco addirittura. Perché il tedesco, Peppe, io l'ho sempre detto, il tedesco trova una pietra in cui ci ha pisciato sopra Napoleone e ci fa il monumento di Stato. Invece noi qui in Italia non sappiamo valorizzarlo. Caparezza con quest'album ha sensibilizzato. Il pizzo, sì, il racket. Esattamente. Io quando l'ho ascoltato, veramente, anche io ho avuto difficoltà all'inizio a trovare i paragoni artistici, perché lui ha trovato ragazzi c'è cover che noi contammo in macchina quando andammo al concerto, c'erano più di 50, ma in ogni senso, ma anche i riferimenti artistici erano difficilissimi. Cioè, se tu non sapevi la storia di Van Gogh e Theo, il fratello che si scrivono le lettere, se non conoscevi nemmeno i ragazzi di Modino, perché quella è una storia che noi ancora io la conoscevo, ma non pensavo così bene. Non beh, esattamente. Poi come l'ha descritta lui è interessante quello che poi nel video ufficiale delle teste di Modi ci sono veramente tutti e tre i ragazzi. Sì. Vecchio. No, la cosa bella è che è riuscito a rendere, all'inizio no, sembrava veramente al primo ascolto sembrava quasi qualcosa di artefatto. Perché non lo afferravi al primo ascolto, poi lo ascolti. Quando riesci a documentare, va anche. Lo rende interessante, tipo la storia dei ragazzi di Modi.
è una figata, però prima si parlava. Però non svegliamo, però non svegliamo troppe cose, ragazzi. No, dopo ne parliamo, dopo parliamo. No, mi sembra, cioè, uno spoiler. È talmente ben fatto che anche le critiche sono, alla fine anche chi viene criticato ci ride sopra. Esattamente. E fa parte anche dei video, perché c'è Levi nell'ultimo video. Ti prende per il culo e tu vai comunque nel video, cioè. Ma Levi suoni? Quello fa sta nel video che suona. Lo so, grande, non me l'aspettavo una cosa del genere. Figata, figata. No, Caparezza è un genio. No, è un genio Caparezza e e ti guardali da dietro Caparezza e Levi sono uguali. Tra l'altro. Ti costringe veramente, tu ascolti l'album e inserisce dentro di te questa curiosità che se non conosci un tema che, di cui parla una canzone, di andartela a cercare su internet, di studiartelo, di capirlo, di capire bene. Ed è una cosa che secondo me dovrebbero inserire nelle scuole, perché ti mette addirittura l'album nelle scuole, no, l'album, chiedi troppo, secondo me la musica fatta in questa maniera, che ti fa venire proprio la voglia, cioè tu hai proprio la voglia di andarti a documentare perché vuoi capire quella storia di cosa sta parlando. Caparezza è così, tu con questo album qua ti sei interessato d'arte, una cosa che in Italia dovrebbe essere a prescindere, cioè sì, ci dovrebbe volere Caparezza per farti interessare d'arte. Però lui è valido su questo. Secondo me non è comunque, non è stato un album Data, per esempio, sì, no, ma in generale tutto. Secondo me Caparezza non ha lavorato a quest'album pensando a qualcosa di fine a se stesso, cioè io lo faccio per tributare l'arte. L'ha fatto proprio perché, vedendo la situazione italiana oggi dell'arte, ma lui ha detto che l'ha fatto apposta. Lui ne aveva il bisogno. Ha detto che ne aveva il bisogno di fare un album così. Lui l'ha fatto proprio per sensibilizzare, perché secondo me la scena più bassa dei beni culturali italiani è stato il crollo a Pompei, perché lì siamo arrivati anche in America, in Australia, quindi è stato proprio il punto più basso. E quindi quella molla dell'artista che fa uscire il capolavoro artistico per sensibilizzare la gente, perché poi ovviamente non tutti ascolteranno Musica, perché può anche non piacere. Può anche non piacere, ma assolutamente, perché l'ha già ascoltato. No, è vero, raga. Io addirittura mia sorella, a cui non piace Caparezza, ha sentito l'album. Cioè, ragazzi, mia sorella non ha mai sentito Caparezza, conosce 2-3 pezzi fuori dal tunnel. Quello è il problema. Io dicevo quello, cioè. Per l'italiano medio, Caparezza è conosciuto per quei 2-3 pezzi. Anche noi quando siamo andati al concerto, io mi ricordo la scena fatale. Non mi ricordo quale canzone. Quando qualcuno che ci ha abbandonato. No. Che una delle canzoni che era, non dico famosissima, però comunque era uscito come dalla parte del... Esattamente, era iniziato con la base, aveva cantato anche la prima strofa. Quando c'era il titolo dalla parte del... Ecco, ma che è questa canzone? Infatti, se lo ricorda anche sì, Carlo. Sì, ma, sì, ma questo con 2-3 canzoni è successo, quindi per farti capire, anche la gente che è andata a sentire il concerto non conosce una delle canzoni, non dico più famose, ma è almeno emblematica di quell'album. Dovremmo tutti noi prendere esempio da Caparezza, che nonostante si è cambiato il momento, si è cambiato l'album, si è cambiato anche lui, in un minimo si è cambiato, forse in meglio, forse in peggio, continua a fare quello che vuole. Raga, quello ha fatto Non siete stato voi, che è comunque una canzone di denuncia contro lo Stato. Esattamente. Fatta coi controcoglioni. Ha fatto Legalize the Premium. Ha fatto Legalize, e tra l'altro, cosa che io non mi aspettavo, e poi Legalize the Premier è una canzone che anche tra, cioè, che può essere applicata 20 anni fa come può essere applicata oggi, perché non parla di un politico, parla di poppa. Questo non lo possiamo sapere, crediamo sia così, ma speriamo di no, perché è una canzone, Legalize the Premier, che non parla di un politico in particolare, ma di un modo di fare politica tutto italiano, sì, del qualunquismo politico italiano, cioè del legalizzare ciò che si fa quando si va al potere. La scena più bella del concerto è quando sono saliti sul palco i due manichini di Caparezza Angelo e Caparezza, sì, Caparezza Diavolo, quando ha fatto Viene a ballare in Puglia, se non mi sbaglio, Viene a ballare in Puglia. Questo io dico proprio che in quest'album comunque anche di arrangiamento, perché noi parliamo della capata che ha avuto. Adesso parliamo anche di musica, tanto ci abbiamo il tempo, no, che vogliamo. Perché la capata artistica, secondo me, non ce la poteva avere nemmeno un artista che dipinge, perché ci sono comunque molti cantanti o scrittori che dipingono. No, per farti un esempio, anche, ne so, Lucio Battisti. Non so se voi lo sapevate, ma Lucio Battisti era anche un artista, faceva molti quadri. Però, secondo me, nemmeno un artista che dipingeva ci sarebbe riuscito così bene. Ma lo stesso Battiato fa... Sì, Battiato è uno dei più famosi attualmente. Però per farti capire, Caparezza è proprio un artista, ha dimostrato che non è artista per, diciamo così... Io vorrei conoscere quello che ha preso il quadro che lui ha fatto sul palco. Fortunatissimo. Sì. Vorrei sapere chi è il fortunato. Fortunatissimo. Che poi chi ha disegnato e ha confezionato la copertina di Musica è un artista siciliano. Contemporaneo, e quindi per farti capire che
Caparezza ci crede all'arte italiana in generale, e soprattutto anche vuole criticarla, perché quando uno vuole bene una cosa comunque la critica per migliorarla, passando alla musica. Un album che sotto punto di vista dei testi e contro coglioni. La musica, la musica è folk. Qualcosa di meglio ancora. Funk, folk, rock, rap, metal, elettronica, ambient, sì, cover è molto ambient. Eppure cover, ragazzi, cover, quando si è dato una volta che è stato il primo singolo che uscì, io ho detto alla fine della canzone, ho detto, sta canzone non scoppa mai, è proprio una palla. Secondo ascolto, musica orchestrale, pianoforte, musica popolare, cioè un pianoforte contemporanea. Guido Livi, che no, non so se controlli un attimo su Wikipedia, gli ha suonato il violino. Che poi non è che sono tutti, che dice, sono musicisti con i coglioni. Ha fatto tutti questi generi, però li ha fatti a cazzo. No, sono tutti fatti bene, tra l'altro. Cioè, vabbè, che musicisti che sono di da Caparezza. Sono tutti contro coglioni. Sono i stessi da 10 anni. Tra l'altro, cioè, è già anche il pezzo metal, tu dici vabbè, il pezzo metal, però rappaci tu su un pezzo metal. C'è gente di vivere padre, cioè, ma anche Rage Against the Machine, insomma. Che poi quello è proprio metal. Sì, è proprio metal. Ma poi è nu metal. Mica Van Gogh, è nu metal. Mica Van Gogh, un pezzo rock pesante. Sì, rock pesante. Mica Van Gogh, non lo posso dire. Vabbè, che caspita. No, sono tutti bellissimi, pure avrai ragione tu. Quello è folk, cioè quello è un pezzo che è l'origine del folk proprio. Ragazzi, è un album che dovete comprare, se non avete dovete comprare, se avete comprato dovete riascoltare, se l'avete già riascoltato dovete rifarlo di nuovo e di nuovo e di nuovo e di nuovo. No, io credo che soprattutto che... E non scaricatelo illegalmente come ha fatto Carlo. Io l'ho comprato. Sì, l'abbiamo fatto per abbiamo fatto comprare anche Francesca, perché l'abbiamo incuriosita. Sì. Se lo può dire anche stesso lei. No, io volevo dire che non so se voi l'avete inserito negli album preferiti da consigliare a Natale. No, perché già c'era. No, perché già c'era qui. Però io lo consiglierei in generale, anche perché anche per come Natale, album sì. Per chi comunque lo voglia regalare. È proprio un album che secondo me sotto l'album fa la propria porca. È un album che secondo me sa di nuovo oggi come fra 4-5 anni, ma fa sempre di nuovo. Che poi noi abbiamo fatto gli ultimi posti, cioè praticamente a parte gli album italiani, e poi abbiamo messo al primo posto un altro album italiano. Questo qua non conta con gli altri, questo non conta come questo album italiano. Ragazzi, di sopra Caparezza di altri. Ha fatto il tour in America, cioè non so se ha fatto il tour in America, avrà fatto anche Ligabue, ha fatto il tour in America. Sì, vabbè, Caparezza avrà fatto 6 date, ecco. Ma l'ha detto che l'ha comprato. Abbiamo detto che ti abbiamo fatto, che ti abbiamo incuriosito e che l'hai comprato. Non abbiamo detto che non l'hai comprato, Francesco, sei calm. Carlo Noio, sì. Carlo! Direi che comunque fare un tour in America, anche se l'hai fatto in 5-6 date, in 5-6 club, non in stadio. E vabbè, però sei comunque Caparezza, Morfetta. Non America, Morfetta, cioè non solo Singers. America, ma America e Sud America, tra l'altro. In Sud America, in Italia, cioè i grandi italiani sono solo apprezzati adesso, la Mazzotti, la Pausini, Tiziano Ferro. E dice che le messicane non lo sapete, i Neri per caso. I Neri per caso fanno più concerti là che qua. Anche secondo noi, anche io, che è un albero che sotto l'album ci sta bene. È un albero che sotto l'album. Cioè usarlo come stella sull'albero, che figata. Vabbè, io direi tutto questo. Allora, noi abbiamo chiuso questo pezzo, andiamo una canzone, sì. Chiudiamo la cosa. Prima parte. Abbiamo chiuso la prima parte della nostra puntata, adesso viene quella più interessante, perché ci saranno i nostri consigli per gli acquisti. E qua andiamo un po' più sul mainstream, in parte, non è tutto mainstream, però andiamo soprattutto sul personale, perché più famosi. Perché sì. io vi ho regalato una bella chicca, perché ho consigliato un album che Peppe ha già visto, sì, e credo vi aspetterete che io consigli, invece l'ho consigliato. E ci sentiamo tra poco. È Linkin Park. No, è qualcosa di bello, però che tu dici, ma che cazzo c'ha zinco? Cioè, come ti viene in mente di consigliarlo, che sai? Mandiamo nel frattempo un altro gruppo che è stato da noi e che ci ha fatto schiattare dalle risate, ma che sono bravissimi soprattutto. E allora sentire la replica dei Parco 27 su YouTube. Dei Parco 27. Mandiamo i Parco 27. Mandiamo My Revenge. Ah, salutiamo il Green Contest. Sì, io voglio chiamare Parcaturo 27, visto che da quello, quello che è uscito, l'ho indovinato. Mandiamo i Parco 27 con My Revenge. Noi ci sentiamo tra poco. È quella dove ammazza lui le persone. Mi pare, sì. Sì, è quello dove ammazza la ragazza. 3, 4.
Cari ragazzi, siamo tornati per questa nostra seconda parte, ma non ultima parte di Metro Park. Comincio io? Comincio tu, Peppe, che c'hai 6 album, perché album, sei mainstream. No, facciamo un album a testa. Allora, uno no, alla volta. No, gol! Uno alla volta. Dai, Peppe, dici il nostro... questa non è una classifica, sono 5 album. Che non casacci, non è un peso, il primo è il grunge. Sì. Il primo è un peso, l'ho scelto il grunge. Che cosa hai scelto? Peppe, diciamo che io l'ho fatto a generi, a parte qualcuno non l'ho inserito perché sennò è impossibile. Ognuno ha scelto i suoi 5 album con un criterio. Peppe ne ha scelti 6 perché anche voluto, anche perché per mi dispiaceva lasciare fuori il folk. Peppe le ha scelti per genere. Ho scelto anche quelli. Domenico le ha scelti per? Perché sono quelli che quest'anno ho sentito di più, ascoltato di più. I più ascoltati dell'anno. Tu, Alessandro? Io ho scelto quelli che più o meno sono a cui sono affezionato per un determinato motivo, no? Quindi è più che altro per consigliare un album da me sentito che può comunque piacere a tutti. Io invece, li ho scelti in base alle droghe che ti sei fatto. No, le scelte, le ho scelte in base a quanto possono essere piacevole, quanto potrebbe essere per me piacevole riceverli come regalo. Quindi ti dobbiamo regalare questo l'anno prossimo. Mi sono fatto un autoregalo, in pratica. Ho scelto i miei autoregali. Di questi qua c'è qualcosa in CD o sono tutti quanti in cassette o vinili o... No, sono tutti CD. Vinili non se ne regalano, ragazzi. Okay. Dicendo questo, mandiamo a fanculo Francesco. Prego, posso cominciare? Ok. Il primo lo conoscete tutti quanti, questo gruppo? No, io non li conosco. No? No, manco io li conosco. Vabbè. Cosa impossibile comunque. Il tempio del cane. Temple of the Dog. Che sono un gruppo, un super gruppo grunge, nato, durato 2 anni praticamente. Dal 90 al 92. Sapete perché è nato questo gruppo? No, perché volevano praticamente onorare la memoria di Modern Love Bone. Sì, di Andrew Wood del Modern Love Bone, che era morto pochissimo tempo prima, qualche mesetto prima. E questo gruppo l'ha creato Chris Cornell era compagno di stanza di questo Andrew Wood. Ah sì? Sì sì, mm-hmm. Era compagno di stanza. Insieme a lui ci sono poi i membri, gli ex membri dei Modern Love Bone, che sono Stone Gossard, Jeff Ament, e basta. Furto Wolf, va. Sì. Sì. E c'è il batterista dei Soundgarden, che è Matt Cameron. E dal futuro chitarrista di Mick Jam, Mike McCready, quindi erano in 5. Sì. Praticamente. Gli altri due fanno parte anche loro dei Pearl Jam. Quindi diciamo che sono la scena di Seattle, del grunge, penso che lo sapete tutti quanti. Sì. È una scena abbastanza unita. Nel senso che tutti si conoscevano, si incontravano per strada. Andiamo al baretto, andiamo a fare musica insieme, andiamo a drogarci insieme, eccetera, cose del genere. Peppe, questa è la rivista. Diciamo, tanto che il grunge, Peppe, è stato anche rinominato come Seattle Sound. È l'album che voglio, l'unico album che devo consigliare di questa band, purtroppo. È appunto l'omonimo. Delle canzoni bellissime, come ad esempio Hunger Strike, oppure Call Me a Dog, Wooden Jesus. Non scritto apposta Wooden Jesus, perché secondo te? Perché prende dal cognome del cantante morto, che era Wood. Ma anche molte frasi sono prese da parole che ha detto lo stesso Wood, eccetera, eccetera. Comunque è forse, insieme a Smells Like Teen Spirit, il miglior album grunge che esiste. Cioè, insieme a te, non ti ricordare. Lei ce l'aveva da me. Di meno. Ma Blech c'è più. Meno diciamo, di impatto, però. È meno di impatto perché è meno grunge di quello che si possa pensare. Oddio. È diciamo un post-punk più. Che porta poi il grunge in futuro, però rispetto a questi album non si può parlare di mero grunge. Questo invece è l'essenza del grunge, ma anche i video sporchi di fango, eccetera eccetera, fatti malissimo, come telecamere o i anche pixel come i pixel dalla televisione. Sì. È proprio l'essenza genuina di questo genere. Ancora è stato, tra l'altro, stanno in Italia, voglio ricordare queste cose. Sì. Quindi Peppe, e poi Peppe ha scelto, consiglio quest'album per chi vuole avvicinarsi al grunge. Dai un voto a quest'album, visto che ti trovi.
su 5 sempre facciamo? 5 su 5. 5 su 5. Vai Domenico, tu. Ah, io? No, vado io. Ma tutti gli album questi qua vanno. Vado io perché mi collego a un altro supergruppo, però un po' più recente. Sempre con lo stesso cantante. Sempre lo stesso cantante. Gli altri Audioslave con l'H sono il primo. Io volevo scegliere il secondo, però comunque. È sempre bello comunque anche iniziare con il primo per conoscere una band, perché noi la conosciamo tutti e quattro, però c'è gente che ancora in giro non conosce gli Audioslave, o anche non conosce molti supergruppi, perché i supergruppi molte volte sono fatti per fare soldi, però molte volte sono fatti anche per, come ha scelto Peppe, per celebrare o per fare qualcosa di buono. E i supergruppi comunque non sono tutti scritti a tavolino, ma sono anche delle unioni fraterne tra virgolette. E comunque ai tempi nel 2002 non c'erano né YouTube né Vevo. E mi ricordo che comunque c'era Pure Morning, che c'è ancora adesso, però sui canali a pagamento della Sky. E ogni tanto uscivano comunque i pezzi di quel momento, e con comunque estremo piacere ogni volta che uscivano gli Audioslave io ricordavo quel video dei Soundgarden con Black Hole Sun, comunque bruttissimo, però comunque fatto male, avevo quasi paura di ricordarlo. Però quando uscì la Lega Famiglia che fa il barbecue, sì. Esattamente, comunque, con le bambole, quando invece Chris Cornell usciva con gli Audioslave, perché il Barbie forse hai ragione, però quando la so, ma secondo me hai ragione, cioè, siete proprio, ma io non lo so, guardi, io devo andare a fare la chiamata. Comunque, avviati. Quando su MTV ancora non c'erano i programmi sulle truzze o i 16 anni incinte americane, e passavano comunque musica buona, questo prima di MTV, Brand New Beat. Sì, sì, esattamente. Comunque, trovare un super gruppo composto da Rage Against the Machine senza il cantante, e con l'altra parte di Soundgarden, cioè è una figata, è un po' come l'album che ha detto Peppe, che tu unisci una caratteristica comunque potente, che è la voce di Chris Cornell, perché comunque può piacere o non può piacere, negli ultimi tempi ha perso molto vocalmente, però all'epoca Chris Cornell era il top, o quasi ci avvicinava, e comunque è un super gruppo che spaccava, perché purtroppo si sono sciolti. Cioè, e di quello dai un 5 su 5 quest'anno? Sì, un po' di meno, 4 e mezzo, perché non tutte le tracce sono l'album è tutto potente, però non tutte le tracce sono. Vabbè, ogni album ha il suo difetto. Sì, questo c'ha qualche difetto, però lo consiglio, perché comunque per chi non lo conosce lo deve conoscere per forza, almeno deve conoscere il nome, gli altri si deve conoscere che musica fanno, che comunque sono potenti. No, voglio prima te, Domenico. Vabbè, io ne scelgo uno a caso, insomma, tra i 5. Io vado sul classico e consiglio Mesmerize dei System of a Down. Argomentala la cosa. L'argomento è che System of a Down. Cosa cazzo c'è da argomentare? Sistema di un Down. Di System of a Down si chiamano così perché c'è il sistema dei Down. Ah, e poi io l'ho consigliato soprattutto perché costa poco, quindi un momento di periodo di crisi. Esattamente. Io con 5 euro lo puoi prendere sia il tuo che il mio. Io Mesmerize l'ho comprato a 6 euro. Ho comprato il prototype. Sono degli album che costano pochissimo, ma questa è tutta colpa di meglio. Però Mesmerize per me costava di più, ma forse non Like a Stone, il secondo costava di più. 4,99 stava quello di Spinsi. Vabbè, comunque il mio costava 6 euro, 5 euro, 6 euro, non è niente. Questo l'ho pagato 6 euro. E per un album comunque buono. Voi l'avete ascoltato, penso, Mesmerize. Sì, tutti l'hanno ascoltato. No, per dire buono nel senso di qualità. Da Biobia, non lo so, a questo. Qua la metà è metà album, perché l'altra metà è l'altro album. Hypnotize. No, Hypnotize è l'altra metà. È l'altra metà, la seconda metà è Hypnotize, sì. Ragazzi, cioè, l'ho ascoltato di continuo per quasi un anno intero, insomma, cioè è un album che ti incolla e poi ti porta ad ascoltare pure Hypnotize, che ovviamente sì, è consigliabile come album, però secondo me questo ha dato l'impatto maggiore proprio nello stile del crossover del metal, di come cazzo lo vogliamo chiamare, di System of a Down. Invece tocca a me, io consiglio i Fast Animals e Slow Kids con però Hybrids, il secondo album. Lo consiglio prima di tutto perché ultimamente mi sono fissato con questi quattro stronzi, sono cazzuti, cattivi, bravi e particolari, è da ascoltare assolutamente, almeno secondo me. Loro hanno fatto tre album, Cavalli, Hybrids e Hybrids
Ma perché non chiamate più un cavalli? Questo cavalli. Volevo sempre... E sulla copertina c'è un cavallo. C'è un cavallo con scritte tutte colorate che sembra... La droga. Sembra il video droga. Quello là, non so se avete mai... Charlie! Hai visto sì, quegli sì, unicorni? Sì. Sembra quel video là, quindi me. Quando avete parlato quel video. Plozze le plus. No, proprio, anche quello, sì, perché è fatto stigmatizzato. Sì. Comunque, questo è loro, come ho detto, il loro secondo album, Tre. Noi abbiamo nella classifica del 2014 abbiamo messo l'ultimo, io metto il secondo, perché è il mio preferito. La copertina del secondo prende da una canzone invece. Le formiche che prendono fuoco. Sì, che è molto. Questo album è molto bello, molto gasante, molto pesante. E io tutti i miei consigli vi consiglierò anche come ascoltarlo. Lo comprate, in giù, in lo ascoltate a massimo volume e vi gasate come massimo non mai. Il gruppo. Il gruppo. No. Con le cuffie o io... Senza cuffie queste qua. Cioè con delle buone con delle casse. Che devono sentirle anche i vicini. Bravo, perché questo lo devono sentire anche i vicini. Andiamo al secondo album. Vicini che non ti ringraziano perché gli stai facendo ascoltare buona musica. I miei vicini sì. Pagina Facebook. Tocca a me. Peppe va col suo secondo. È una gnocca. L'ho recensito tanto tempo fa. Ah, International, che secondo me è l'unica band indie rock che come genere è rimasta ancora in vita. Vabbè, perché scusa? Interpol perché no. Gli altri si sono persi per strada. Interpol, diciamo, l'ultimo album è buono, però io ho recensito prima. Ah, beh, sì. Dell'ultimo album degli Interpol. E l'album si chiama Trouble Will Find Me. Praticamente è americano. È scritto benissimo come album. Che per chi si vuole avvicinare a questo genere, che è molto molto in voga, difficile, in voga, a parte in voga, ma è difficile da definire, perché sinceramente l'abbiamo parlato tante volte, l'indie rock che cazzo è? È un genere che più che come genere, all'inizio era nato per un altro motivo e poi è diventato sono genere. Sono un management americano, diciamo. No? Col tempo è diventato in modo errato, però purtroppo oggi viene definito come tale, come genere, sì. Che mette insieme anche band che non lo sono, come genere intendo, questo genere. Però i The Nation ne fanno parte assolutamente come altre band americane. E quest'ultimo album è qualcosa di straordinario, perché la voce del cantante ti accompagna, ti fa sentire libero, rilassato. Questa è una musica da ascoltare in camera, in cameretta assolutamente, con la porta chiusa, anche con le cuffie se volete, stesi sul letto. Fumati un po' di me, ti fa venire la tristezza forse se fumi. Sì, sì, secondo allora, me sì, perché molto è un album abbastanza leggero, quindi ti viene veramente allora una... non lo posso sentire. Ci sono delle canzoni abbastanza interessanti. Ad esempio c'è una canzone che parla di un cocktail, si chiama Pink Rabbits. Da come te lo racconta ti sembra proprio di stare vicino a un bancone triste a bere questa bibita. Sei un po' depresso. C'è una canzone sui pompieri. Fai prof. Vabbè. No, vabbè, c'è anche sono canzoni su un suicidio, c'è una canzone un suicidio avvenuto per un tappo di una boccetta di non mi ricordo cosa. Questo si è ucciso col tappo ingoiandolo praticamente. Oddio. Sì. E comunque è un album molto molto interessante, musicalmente è fatto benissimo. È come abbiamo detto prima per l'altra band che sono Yelbo, non sbagliano un colpo. Una band che non sbaglia mai un colpo, tutti gli album sono recensiti benissimo dalla critica. E il fatto che non sia inglese, nonostante sia comunque marcatamente inglese nel sound, è tutto dire, è un punto in più perché avere il sound britannico, anche se non lo sei, che è una delle cose più belle, non esserlo è grandioso. Beh, Alessandro, tocca a te, scelgo poi te. Il secondo, non mi ricordo, i Breaking Benjamin sono, sì, con Fobia. Questo è l'album perfetto. Questo è l'album perfetto per chi ama l'alternative metal. Comunque poi anche i Breaking Benjamin hanno, specialmente su Wikipedia Italia, hanno delle etichette un po' strane. Però comunque il genere è quello, cioè dell'hard rock potentissimo, ma che la voce è pulita, quindi è melodica, è bella da ascoltare. I riff di chitarra non sono banali, sono studiati bene con intrecci di, soprattutto con la batteria, perché basso poco si sente. E con qualche scream che però non è invasivo come magari nei gruppi metal in generale, o quelli veramente con il growl, una canzone che si capisce il basso, la batteria, come i Gorgoroth. Si capisce quello che dicono, questi Gorgoroth. Prima della batteria il basso, si capisce quello che dicono. Ecco, esattamente. Ma diciamo che è questo album perfetto per chi potrebbe essere anche degli altri bici comunque, anche se a te non piacciono. Per chi ama la potenza dell'hard rock o dell'alternative in generale, alternative metal,
con chitarre che cantano, perché le chitarre sia di Back in Benjamin sono tutte gli altri che cantano, ma allo stesso tempo c'è una linea melodica, diciamo quasi pop, nel senso che è riconoscibile ed è godibile anche per chi non ama il genere. Quindi questo è consigliato per quelli che amano pompare nelle casse l'hard rock, ma allo stesso tempo non un po' rock nelle casse, no, zitto. Comunque è stato disco di platino nel 2006 negli States, e in Italia questa è la cosa brutta, che sono diventati famosi per il film di Step Up, non è una cosa del genere, con Diary of the Jane, che è una canzone che non sembra alternative metal oppure hard rock, perché è una ballata, però sappiamo che le ballate dei gruppi rock sono le canzoni tra virgolette più belle d'amore in generale, e in Italia quindi sono conosciuti grazie a questa canzone comparsata, e poi sono conosciuti, a parte noi quattro, e io l'ho conosciuto perché il mio amico faceva break dance e ci ballavo sui pezzi di Breaking Benjamin, quindi ballare sui pezzi di Breaking Benjamin. Noi abbiamo conosciuti grazie al wrestling, ai giochi del wrestling. Vabbè, anche quello, però io ho conosciuto Breaking Benjamin. Adesso quindi questo non li conosci. Purtroppo sì. Adesso velocemente passiamo subito a Domenico col suo secondo album. Voglio consigliare per Natale un album che mi hanno consigliato. Vabbè, è vero, il buon Nicola Trapanese venne un giorno, una sera, e disse: sto già facendo una cosa, Ma come diceva cosa? Mi corgono. No, di Come With The Fall con Beyond the Last Night. Potenza, cioè l'unica parola, l'unico aggettivo che mi viene è potenza. T'azzecchi e te lo senti due o tre volte di fila, perché tu dici i Fast Animal ti gasano. Non so se tu hai sentito i Come sì. I Come With The Fall ti gasano alla grandissima. È un suono diretto, preciso, poi strumentalmente non c'è niente da dire. Anche se sono pezzi, tra virgolette, molto molto semplici, perché anche se tu porti un 5 quarti piuttosto che un 4 quarti, per un batterista non è tutta una grande molto. Differenza. Però cantare su un 5 quarti è molto più difficile che cantare su un 4 quarti. E questa cosa di particolarità, il fatto che comunque i testi sono belli cazzuti, che la voce del cantante cambia da uno scream a una voce bella potente fino ad arrivare a una voce simile a Freddie Mercury. È un album che è sorprendente, cioè più passi avanti con i pezzi, più ti viene voglia di tornare indietro e sentire anche gli altri. Tocca a me, giusto, mi fatto fuori Peppe. Infatti, vai, devi mandare anche un pezzo dopo, magari. Sì, dopo questo. Io consiglio i River Songs con Pressure and Time. Ma come mai? Consigliato perché è uscito nel 2011, ma sembra un classico degli anni 70. Pezzi trascinanti, stile zeppeliano, è una bellissima title track. Pressure questo and Time è bellissimo, sembra veramente le Zeppelin con molto più basso, un hard rock puro uscito dagli anni 70, sembra uscito dagli anni 70, più basso, molto c'è i coglioni, e il cantante sembra Robert Plant. Voleva dire questo. È una cosa incredibile, che non è possibile, questi cosa ci fanno nel 2011? Sono degli anni 70. Comunque, questo va ascoltato rigorosamente con le cuffie, se Peppe mi ma sono quattro righe, pensavo l'avessi ricordati già. No, va ascoltato rigorosamente con le cuffie, vi fate trascinare, vi bevete una birra e vi rilassate. Solo la birra. Perché se vi volete fumare si può bere con una canna. Ok, noi mandiamo i Red Liquid, con la gay. E ci sentiamo fra frocco.
Eccoci qua. Dobbiamo pubblicizzare una cosa. Pubblicizziamo una cosa. Aspetta, si desse meglio. Il forum dei giovani di Palma Campania presenta quelli che dovremmo intervistare prossimamente, che sarebbero i Jack and Gin. Dove suonano? Mamma mia, domenica 28 dicembre a Palma Campania. Ore 20 Music Christmas Party. Sì, alle ore 20 al Tenso Struttura, che si trova a via Querci a Palma Campania. Qua vicino Palma Campania. Sì, sì. E il 28 dicembre ci sono gli Alt F4 da Trivalda. Sì, non ci andate. Dei giovani di Trivalda. Non ci andate. Il 27 dicembre cosa c'è? C'è Random Music, sempre da Trivalda, con musicisti scelti così a caso, random, messi insieme a suonare pezzi random. Noi torniamo con i nostri pezzi e diciamo gli ultimi tre. Perché poi c'è ancora a fare. Andiamo velocemente. Andiamo velocemente. Praticamente quello che io ho scelto come terzo riconosce soltanto. Non so se riconosce anche Domenico. È sicuro? Sì. Ah, riconosce anche Domenico. Sicuro. Sì, quale album hai messo? Praticamente questo album significa quelli sono proprio l'anima di quelli che a Carlo non piacciono, praticamente. Se Carlo ascolta questo album, dopo 10 secondi canzone toglie. Cioè, che sicuro. Experimental verso l'ambient, un po' di post rock, un po' di musica dream pop. Un po' due palle. Sì, si sa. Vabbè, che pochino. Ha detto bene Alessandro, un po' due palle. No, ragazzi, sicuro rosso. Sono sicuro rosso, però un po' due palle. Com'era Holly Pop, Holly Lopla? Non lo conosco l'islandese, perché le canzoni sono tutte in islandese. A parte qualcosa che addirittura è in una lingua che hanno inventato loro. No, esatto. La lingua dei Sims. Che cosa? Io Simori. Praticamente quando è uscito questo album che si chiama Agent Sbirgun. Allora scandisci bene, perché la gente lo deve acquistare. Agent Sbirgun. Ha detto bene. Questa è la colonna sonora del film, allora. Di Vanilla Sky. Questa è la colonna sonora. Non so se avete visto come film, sinceramente. Sì, l'ho visto. È un album fatto molto bene. Poi lo vendrà bene, anche in vinile, con i controcoglioni. Un album con i controcoglioni. Che deriva. Nel senso, no, che ti fa venire due coglioni. A me sì. A te di sicuro. Che deriva dai Pink Floyd. No. Ah, non deriva. No, che fa. No, pensavo che. Che senso deriva dai Pink Floyd? Che è in vinile. Ah, per il vinile. E basta. Scusa, ma ce l'abbiamo qua. Che poi, tra virgolette, la sesta traccia è bam bam bam. Sì, si chiama Itad Amast. Tra parentesi, bam bam bam. So che significa, però la guida da ni batteria significa batteria nuova. Oh, okay. Che è molto simile ad altre lingue. Comunque, perché lo consigli? Lo consiglio perché è un album unico nel suo genere. Perché è un album che ti fa viaggiare con la mente. Questo è vero. Soprattutto e questa volta, se sei drogato, veramente ti fa viaggiare con la mente. E Peppe l'ha provato, quindi insomma, lo sappiamo. L'ha approvato. Quindi è un album da avere assolutamente nella propria collezione di dischi e nella playlist, soprattutto. Perché quando ti capita una canzone di Sigur Rós, stacca un po' da quello che ti stavi sentendo prima. Certi concerti devono essere un po' una palla. Non lo so, sinceramente, non sono mai andato ad un concerto, ma non credo. Gli accendini in mano, ti ambient, no, credo che diventino un po' più folchettari nei concerti. Sì, entreranno tipo, porteranno tipo 40 strumenti, cose del genere. Sì, loro hanno l'organo per le 8 colonne. Anche io ho un sacco di organi. No, lui l'organo 8 colonne, sai che cazzo è? Mannaggia colonna. Mannaggia una colonna. Anzi, sottile. A chi tocca? Non so, Ale, veloce. L'organo con una colonna. Ce la fai? Se capisco, qual è magari? Vai, questo. È un album di Bruce Springsteen, The River. È un po'. Anche se è un ambiente natalizio, però ci sta perché è un evergreen. Quindi, se lo ascolti il 15 agosto, o il 7 gennaio, o il 27, che comunque è una data triste, o il 25 dicembre, è un album che fa sempre. Quello il 26 bene. Dicembre è triste. Sì. No, il 26 dicembre no. No, Stefano, sì. No, è triste perché è nato Carlo. Il 26 dicembre del 90 è stato triste. Comunque, nella classifica della festa pagana più famosa del mondo rientra anche il boss, simbolo degli USA, in questo caso del consumismo, perché il Natale è la festa più amata anche in America, anche se è una festa che con gli USA c'entra poco e niente. Sì, perché Gesù, loro non sono cattolici. No, credono, però il problema è questo, che proprio come è stata concepita in generale il Natale, loro l'hanno massificato e pompato al loro piacimento. Alessandro contro il sociale, Alessandro contro global, contro il sociale. No, hanno fatto diventare una sorta di festa di ringraziamento con le palle di Natale. Quindi, comunque,
comunque in, questo, in questa classifica ci rientra col suo quinto album, uno dei miei preferiti, perché comunque ci sono dei pezzi, soprattutto anche con il pianoforte, ci fa questo album, se, soggettivamente per me è uno di quegli album che ti fa capire quando un artista è potente anche con uno strumento che non sembra propriamente, che ne so, travolgente anche a livello melodico e in questo caso rock, lui ha trasformato comunque uno strumento come il pianoforte, come Angry Heart, no? Che è la canzone più famosa di quest'album a livello di pianoforte, ha fatto amare, sì, ha fatto comunque amare questo strumento per i futuri musicisti. No, vedo che al secondo posto mi sono dopo vediamo no, lascio stare. Comunque un album da 5 stelle, perfetto per tutte le occasioni, da The Tease That Bind at the Wreck on the Highway, quindi dalla prima all'ultima, perché poi è diviso in quattro sezioni l'album, che è un doppio album, un album intelligente, contemporaneo, tagliente, un evergreen dell'artista se le strisce, consigliato a tutti, anche chi ascolta Mauro Nardi, Mario Merola e compari, che il boss possa convertirli alla santissima strada del rock. E palle, non è la messa del rock. Sì, ma ci vuole. Bla bla bla. Questa, oh, è meglio questa. La citazione di inizio puntata ci voleva. E quindi lunga vita al boss. Bla. Okay. Vai Domenico, tocca a te. Io invece consiglio Ed and the Subsonica del lontano 2011. E Peppe è tanto contento. E Peppe non è per niente contento. Ecco, ha ragione Francesca stavolta. Aspetta, non ti senti, ripeti cose che tu. Ah, Eden. Grazie, Buonale. Buonale a tutti. Buonale a tutti. Buonale! 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 Buon Natale! Buon Natale! In ogni caso io consiglio Eden, perché è il lavoro, l'ultimo lavoro buono, l'ultimo, sottolineo ultimo ancora una volta, dei Subsonica. Peppe, tu non sei d'accordo? Non sono d'accordo, ma sai già il motivo. Okay. Ma non potevi scegliere uno ancora un po' più vecchio? No, perché Eden secondo me è il nuovo passo dei Subsonica. Cioè i Subsonica del nuovo corso, diciamo, di una nuova vita dei Subsonica. E sono contento di averlo ascoltato appena uscito, sono contento di averlo ascoltato senza pregiudizi, come invece non fa il nostro caro Peppe. E io lo consiglio perché è piacevole e soprattutto è interessante il nuovo modo in cui i Subsonica hanno scritto e interpretato i pezzi. C'è da dire che c'è un pezzo che è istrice, che è l'apoteosi dell'album, anche Eden, sì. Quando, tutti i pezzi che a me è piaciuto, anche a me è piaciuto, anche a me questo è piaciuto, anche a me questo è piaciuto, anche a Alex, è un album che fa eccezione. Tocca da accado di nuovo del 2011, voglio ricordare, sì. 2011. Io consiglio i Creed con Warhead. Ah, che cazzo, pensavo l'album Warhead. Non proprio quello. Che cazzo è? Shakira O'Neal, quando sbatteva Shakira O'Neal. Twirkava come una. Ma se la tromba ancora? Perché, sì. Comunque, vi manca la fine degli anni 90? Avete bisogno di abbattere qualche preconcetto? I Creed fanno al caso vostro. Sembra pubblicità. Chiama solo. Band da sempre odiata e bistrattata, non si sa perché, che però, secondo me, non ha nulla da invidiare agli eterni rivali Pearl Jam. Step e soci, in questo album sfornano delle tracce che per me sono quasi delle pietre miliari del post grunge e del rock. Album riflessivo e con testi impegnati, ma cattivo al punto giusto. Questo vi dovete sedere, lo ascoltate, vi leggete i testi, lo riascoltate, lo capite e lo amate. Non sono d'accordo. Hai preferito il primo, però. Non sono d'accordo. Il mio prossimo consiglio non è un doppio consiglio, due album di un artista, perché questi due album rappresentano, no, questo non c'entra, questo è uno solo in realtà, però è un artista che ha fatto questi due album, e artisti in realtà, e sono i Radiohead. Perché io consiglio due album diversi dei Radiohead, che sono, ricordiamolo, diciamolo, perché Pablo Honey, ok, computer. Il primo e il terzo sono Pablo Honey e il computer. Pablo Honey rappresenta l'inizio della carriera di questi quattro ragazzi. E che... ok, computer il cambio, dici tu. Ok, il cambio in realtà è quello di mezzo, The Band. Bands. E il primo rappresenta la fase ancora acerba ma ben fatta della loro carriera, una fase molto più chitarristica, molto più vicina a suoni sporchi che all'utilizzo di suoni più complessi, utilizzando anche l'elettronica, utilizzo anche dei
comunque di altri strumenti musicali. Al contrario invece di OK Computer, che è la pietra miliare della band, praticamente forse la più bella degli ultimi vent'anni inglese in Inghilterra. È un capolavoro, il capolavoro degli anni... Sì. Di quegli anni. Vabbè, ragazzi, che vanta canzoni come Paranoid, Android. OK Computer ci sta Karmapolis. Karmapolis, No Surprises, altre... Subterra, non ma anche le canzoni che non sono, diciamo così, famose, anche Let Down, che è una canzone. Back, The Tourist, sono tutte canzoni che ti cullano in generale. Vabbè, Paranoid Android, secondo me, è la capata del secolo. Perché sono tutte canzoni. Ricordiamo però che i Radiohead hanno plagiato Asco. Sì, questo è da ricordare. Pare, secondo me, il mio pezzo preferito è Paranoid Android. Hanno fatto la canzone Creep copiandola da Creep alla Nutella di Vasco. Sì. Perché lo consigli quindi? Li consiglio entrambi perché rappresentano l'inizio, appunto, come ho detto, è la forma perfetta in cui può arrivare una band poi nel corso degli anni. Come, diciamo, come da un altro genere, da un migliorare. Genere molto diverso. Una band può migliorare soprattutto cambiando se stessa, sì. Non come gli AC/DC che fanno sempre il stesso album ogni anno. Perché la AC/DC, secondo me, prima o poi ci guerreranno per tutte le volte che li nominiamo. Perché sono cagati. Perché sono l'emblema del rimanere. L'esempio negativo. È l'emblema del rimanere uguale a se stessi. No, Giovanna. Giovanna con il cuore al cocco. Ma perché non è latte quello? Latte al cocco. Noi abbiamo già bevuto, tra l'altro. No, abbiamo là, non beviamo anche quello. Comunque, passiamo ad Alessandro. A me, dilla. No, questo è un album che sicuramente farà eiaculare Domenico. I Kings of Leon con Because of Time. Ho scelto un album che terzo album, sì. Comunque è uno dei miei preferiti, se non il preferito, perché una delle band che ti piace, una delle tue preferite, di solito gli album che fanno, la qualità cambia molte volte. Però lo accosti a un determinato momento della tua vita, perché io mi ricordo che all'epoca del liceo mi piaceva molto comunque l'album in cui c'era, aspetta, non mi ricordo, Cruel e Notion, quello prima in pratica. Ah, Notion è quello dopo. Vuoi dire un call forse? Quello dopo questo. Cruel è quello sempre quello dopo. Quello è quello dopo, Because of the Night. No, scusate, Only by the Night. Only by the Night. Hai fatto la cosa. Ma lo sto facendo una mischia francesca. Sì. Comunque, troppi album. No, perché quando ti piace una band, molte volte associ comunque un determinato periodo della tua vita a quel tipo di musica. In questo momento, comunque, lo sto ascoltando molto perché comunque mi piace. È un lavoro comunque della band della famiglia Followill, perché sappiamo. Tre fratelli e un cugino. Hanno rapito il cugino per farlo fumare più che altro. Come tu stai cercando di fare con Carlo, con scarsi risultati, con il basso. Mi ha fatto fumare, no? E io dicevo con il basso. Comunque, non potevano mancare nella mia personale classifica, perché comunque gli album da mettere sotto l'album. Gli album da mettere sotto l'album. Perché tu ne compri tanti, forse non li so sotto all'altro. Io vorrei che il buon Raffaele ci consigliasse un album. Dopo. No, perché ci vuole consigliare io due. Io ti appoggio, fratello. Un bel album degli U2, uno dei primi. Sono convinto di senso. Dai, ma finiamo la nostra dicendo. Stavo dicendo. Spacca l'ultima così. Perché comunque in queste occasioni tu vorresti donare qualcosa di tuo. Per dire, questo è il mio personale ascolto, fallo anche tuo. E comunque. Come profondo, sì. È comunque regalare un ascolto che porti buon frutto o profitto. Oro, incenso e birra in pieno fornaciari. È mirra. È mirra, non birra. Vabbè, no, l'album di. Ah, si chiama birra. Però, sì, oro, incenso e birra. Comunque, e questo album comunque lo è. Coglie l'attimo, come ben descritto dalla copertina, perché c'è una lampadina che viene spaccata. Fotografata proprio nel momento in cui viene frantumata. E si sgretola in 100 pezzi. Black Thumbnail, che è il mio prezzo preferito perché è potente, parte battere le varie e poi il ritornello e spacca di più. Non ti aspetti. Fairless non l'hai inserita nella... anche mi piace, però poi c'è My Party, che è una figata. È una figata perché il giro di basso è una figata. Sì. Oh, True Low Way, che non è come quella di Radiohead, True Low Waits, che è anche bellissima, però è anche un altro pezzaccio. E comunque tutte le altre canzoni parlano di un disagio bellissimo, che è quello della metafisicità del tempo nelle vite umane. Ma che cazzo dice questo? No, non lo so. Tappatela. Tutte le canzoni, se tu comunque leggi i testi. Lo so, li ho letti quasi tutti. Diciamo. Parlano comunque di un disagio che le canzoni sembrano distaccate, ma sotto un filo rosso. Io vedo che questo penso che sia l'unico album dove non parlano di Cristo.
Sì, è un filo, è un album che parla di, del tempo. È l'unico album in cui non parlano di Cristo, perché tutti gli altri album c'è sempre una, due, o una citazione, sì, canzoni dove. Sì. Comunque, come direbbe un mio amico Vinicio, il mio ex chitarrista, è una carezza ad alta velocità che si impatta nell'anima dell'ascoltatore. Perché questo album è veramente. Se lo ascolti sotto una certa sotto un certo punto di vista ti fa male, però ma, male. Vinicio era male quello che spacciava. Esattamente. Ah, per questo. Comunque, insomma, un album da non perdere sotto l'albero. Vai Domenico! Io invece consiglio un album che mi ha consigliato Peppe! Cioè? Che fece la recensione all'inizio dell'anno. Science dei Incubus. Science dei Incubus. Addirittura. Sì, ragazzi, è una pietra miliare, un caposaldo, è un è una pietra emiliana, una pietra emiliana perché. Dategli un cazzotto in bocca. Peppe sarà d'accordo con me col fatto che dire che hanno introdotto cose nuove nel genere. Che hanno. Che succede? Bah, vai, continua, non ci perdere in chiacchiere. Vagito dopo vagino. Sì, giustamente. Vagino dopo vagino. Vagino dopo vagino. Non ci mettiamo in chiacchiere perché sennò tu chiudi quando abbiamo i gruppi. Okay, io lo dico facile, dico io lo consiglio perché a me mi ha aggasato parecchio, mi è piaciuto e si può anche trombare sotto tutto l'album. Hai fatto come fa Carlo, consigli come ascoltarlo. Tromba c'è al tempo di 220 battiti per minuto. Cosa sei, un coniglio? Infatti è il coniglio A, il Rabbit Album. Dai che tocca a me, questo tocca a me, perché non me lo vuoi far dire? Ma non lo so, perché dopo la pagina, perché Domenico li legge sul telefono e quindi penso che tocchi a me. Che cazzo significa? Ma che gli altri leggono ragazzi, da qua? Ragazzi, questa no, è perché Peppe non lo vuole far dire, per questo dobbiamo passare una canzone. Questo è il mio album sorpresa, ragazzi. Io consiglio i Blink 182 con Enemy of the State. Avete capito bene, ragazzi, i Blink. Chi di noi qui in mezzo non conosce a memoria All the Small Things o What's Made Again? Per What's favore. Made Again? Chi è che era? Io c'ho corso nudo. Tu c'hai corso nudo con quella canzone. Chi che non la conosce? Quante volte abbiamo ascoltato questo album nella nostra giovinezza? Io due. Ora bamboccioni di 23-24 anni facciamo tutti i tipi fighi, gli alternativi, gli snobboni del cazzo. Però i cari vecchi Opus, Breaker e DeLong, che tanto ci hanno fatto stare Barker e DeLong, Barker, ci hanno fatto tanto stare spensierati quando eravamo giovani. Travis. È giusto tornare giovani e stupidi a volte. Questo mettete play, alzate il volume, ballate e cantate. Dai su, in fondo avete 16 anni. A parte il fatto, io direi anche di togliersi le mutande. Quello ci sta. E trovarsi una dottoressa. Una dottoressa sexy per strada. Magari sexy per strada. Vabbè, comunque. A me è semplicissimo, andiamo subito alla. Perché recensisco quest'album? Perché consiglio quest'album? Si chiama The Living Infinite dei Soilwork. Perché negli ultimi 5-6 anni forse è l'unico album di metal che vale qualcosa. No, le cioè sono pochissimi di album che valgono. È un doppio album del 2013. È un doppio album, parte prima e parte 2. C'era Fazzini l'altra volta, Nicola. E questo è già il secondo album che entra consigliato da Nicola. Ma Nicola ne capisce. È conoscitore di musica. Un bellissimo doppio album che rispecchia quello che è il metal soprattutto svedese, perché di marca svedese, ma che anche chi abita in America, in Italia, in Francia, in Spagna può apprezzare assolutamente, soprattutto chi ama il heavy metal. Sì, lo consiglio perché è un album genuino di heavy metal che manca ormai. Diciamo che l'heavy metal sta perdendo un pochino il suo peso negli ultimi anni. Ormai quello che caccia fuori questo genere è poco e niente. Vabbè, un po' troppo. Si vede dalle sembrano band... tracce già scritte, Peppe, secondo me. Cioè, gli ultimi album sembrano tracce già scritte. Sì, ma anche il sound ormai è non danno nulla di nuovo come sound. Sì, sono stato più veloce questa volta. Prego Alessandro. Qual è? Non metti, mi ricordo. Perché ecco perché non ti metti mai in mezzo tu? Perché, perché non sei capace. Hai mai capito di gestire 20 pagine aperte? Sì, a me sì, adesso a te no. Sì. Comunque, vabbè, primo posto. Alessandro col primo posto ci fa eiaculare. È classicone perché io ce l'ho a casa, quindi per questo io ce l'ho la in vinile? Ancora no, con questo vinile, cazzo, basta con i vinili. Questo sicuramente. C'è 3 DVD live in cui ci sono anche i pezzi di questo pezzo, cioè album grandioso. Non so come aggettivarlo perché comunque ci sono tanti nomi per questo album. Sì, ma fai in fretta. Faccio in fretta comunque per chiudere il cerchio dell'anno, perché di solito questi album non li ascolta anche per fare una chiusura del cerchio. La band è quello che glielo mette in culo a tutte, con tutto il rispetto possibile per le altre.
per sound, stile, potenza lirica e grafica musicale, perché c'è un po' tutto, no? Chi sono? Chi sono? Adesso? Sono i carissimi Robert Plant. Qual è il gruppo che arriva al sonno? Ecco, arriva, no, sono Led Zeppelin. Comunque Robert Plant, Jimmy Page. Qual è l'album? Led Zeppelin? L'album è Four, che in pratica ci sono tanti nomi, anche Zoso e altri tipo nomi che si china a prendere la roba dal campo. Sì, esattamente. Comunque io voglio dire che si può fare un album epico non per forza con 15 o 13 canzoni, ma ne bastano 8 canzoni, di cui 3 o 4 durano 10 minuti. esattamente. Vabbè, Black Dog, quelle più famose, Star with Even, tutte le altre, tutte, non c'è una con questo gli album che rasentano la perfezione. La cosa bella è anche la pausa che c'è tra il lato A e il lato B, nel momento in cui tu inserisci il lato B. Già che in questo album c'è Star with Even, quella la pietra miliare della musica mondiale storica. Che è successo qualcosa? Carlo consiglia un'altra band dopo. È una band che non è tanto male. Sì, ragazzi. Non riesco a leggere. Che cazzo sta? Dopo. No, è che io ho un desiderio. I vinili si regalano. Carlo consiglia Pink Floyd. Esattamente. Vabbè, comunque, per chiudere, i signori Page, Plant, Bonham e Paul Jones, chi dà l'oltretombe e chi no, vi auguro buone feste. Che cosa bellissima. Possiamo chiudere la pagina di Alessandro, più spazio adesso. Io so una grande cosa e ve lo dovete sentire tutti qua. Ma perché non chiudi la calcolatrice, cazzo? È vero, adesso tocca a te. Io consiglio il live in Tokyo del 1972, quindi un doppio CD live dei Weather Report. Live in Tokyo 1972, ragazzi, un album che mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di ascoltare la musica e soprattutto il modo di suonarla. C'è un assolo di ben 7. Quindi vogliamo dire di non ascoltarlo, perché potreste avere gli stessi effetti che ha ricevuto Domenico. Sei una testa di cazzo, perché quell'album, che tra l'altro ricordartelo tutto è leggermente complicato, sono 3 ore di spettacolo. C'è un assolo di Matthew Mert, quindi un musicista che fino a poco tempo fa aveva suonato violino. Matthew Mert. Ha fatto 7 minuti di assolo di chitarra. Per perdere un attimo tempo. Sul Fusion, bellissimo, insomma. Lo consiglio perché mi è piaciuto tanto e quest'anno l'ho ascoltato parecchio. Tu consigli proprio il live? Perché comunque live in Tokyo, si trova, costa pochissimo. Costa nemmeno 10 euro. Che poi vogliamo dire che a Tokyo si fanno molti live potenti. A me me l'hanno regalato i ragazzi l'anno scorso per il compleanno, Andrina e gli altri. E quindi tu lo consigli? Io lo riconsiglio. Quindi tocca a me adesso? Sono l'ultimo o tocca poi tu a Peppe? Tocca a me ancora di nuovo. Allora, io consiglio i Motorhead con Sacrifice, album che ho consigliato settimana scorsa a Peppe. Questo è puro headbanging, con un fottuto Lemmy a fare da mattatore a tutto questo ben di Dio. Album cattivo e trascinante che difficilmente stanca. Sapete già come si ascolta un album del genere, no? Volume al massimo. Che vostra madre bestemmia in norvegese. Tutto G apposta. Sì, no, ce ne volevo mettere 3. Ah, ok. Headbanging fino a farvi uscire il cervello dal naso. Quindi a me non esce più niente. Vabbè, te già. E quindi chiudiamo anche con il mio. Con l'ultimo, velocemente. Volevo consigliare Nick Drake con l'ultimo album prima di morire, che è Pink Moon. Perché Pink Moon 3-3? Non perché sia più bello, ma perché questo album è uscito totalmente diverso da quello di cui si aspettava Nick Drake. Perché è un album che doveva avere tante componenti, anche la batteria, il basso, eccetera, eccetera. Però finì ad uscire soltanto con lui che suona la chitarra acustica. Perché non piace come uscì alla fine del lavoro. Questo è il folk. Questo è folk, ma folk proprio folk. Io non lo conosco. Non conosci Nick Drake? Scarica di 3 album. No, ma anche questo è il genere folk. Io non. Acquista e metterli sotto l'albero. Sì. L'ho acquisto su iTunes. È un po' pende un po'. Con questi 3 album, secondo me ci stavano. E tu lo azzecchi sotto. È un album velocissimo, diciamo, perché dura 28 minuti praticamente. Ed è lui accompagnato dalla sua chitarra. Ed è molto moderno. La soprattutto Nebraska di Springsteen, diciamo. Soprattutto nella voce, sì, è molto moderno. Non sembra un album di 72. Sembra un album scritto qualche 3-4 anni fa, massimo. Perché riesce a dare con la voce un qualcosa di moderno che nessun artista folk al tempo. Perché ai tempi parliamo di chi ci poteva stare di folk. Ci stava Neil Young, ci stava Bob Dylan, questi più o meno. E di Big, sì. E lui modernizzava un po' questo genere.
così, in modo genuino, senza aggiungere niente di più al genere stesso. Detto questo, Pink noi Moon. Abbiamo finito la nostra seconda parte della trasmissione odierna, ma dai, io... No, aspetta, imbecille! Cosa? Allora, volevo dire, mandiamo i Varco 27. Andiamo da Sauge, dopo li lasciamo. No, poi no. Ormai abbiamo mandati da Sauge, mandiamo da Sauge con Hiroshima e ci ritroviamo per l'ultima, attesissima parte di Metro Rock, ovvero Five Stars! Con la S finale. Con la S finale, sennò Peppe ci rompe i coglioni. Tanto quello di Carlo non devo dire. Bravo Peppe. We'll be right back.
cari ragazzi, quasi dall'Africa. Quasi dall'Africa. Perché quasi dall'Africa? È più vicino all'Africa. È più vicino di noi. Siamo tornati con un nuovo ospite. Abbiamo qui una persona che si chiama di Taranto, ma non è di Taranto. Attenzione, è di Matera. No. Di Potenza. Potenza. Scusate, non so se ci sono dei scontri tra Matera e Potenza. Ci sono. È una grande faida. Non lo sapevo. So medievale. Perché la Basilicata vede un posto così tranquillo. Un posto felice. Cioè, quando muoiono. Quando muoiono i lavoratori, muoiono in Puglia di solito. Succedono terremoti, succedono vicino al mare Adriatico. Posso fare una domanda a voi? Sapete come si chiamano gli abitanti della Basilicata? I basilichesi? No. Il basilico, il basilico. Lui lo sa. Come si chiamano? Lucani e Ligatti. Allora, lo picchi tu. Comunque abbiamo qui il caro Raffaele di Taranto, che però è di Potenza. Ed è qui in veste di fidanzato di Giovanna. E anche un ascoltatore, diciamo, sì, seriale di Metro Rock, ci sente sempre. Tutti i giorni, anche se noi siamo di domenica. Fate tanto ascoltare Mattia. Se volete. Lui ascolta su YouTube, si può ascoltare. Lui ascolti differita. Si può fare, vedo su YouTube stanno tutti i giorni, si possono ascoltare le repliche. Comunque, volevamo chiedere a lui un consiglio per Natale. Un album da cosa regaleresti per Natale? Cosa regaleresti a Giovanna per Natale? Giovanna, come album? Il Chile. Il Metro Rock. Ma il Chile ci potrebbe essere. No! Però, non è Metro Rock, è il Chile. Non è Metro Rock. No, regalerei... un album... Killers. Degli Iron Man. Ah, no, pensavi Killer. No, Killer degli Iron Maiden. Ha fatto un'ottima scelta pure, tra l'altro. Peppe, adesso sarà devi esserne fiera se ti regala un album del genere. Io ti regalo Mauro Nardi, A Mutanda. Devi esserne fiera se ti regala un album del genere. È una bella album, è una bella album. Una bella album. Una bella. Dai ragazzi, andiamo questa puntata con il nostro mitico. Comincio io, stasso. Visto che sono già seduto adesso qua. Devi sudare. Perché? Che adesso sta Five Stars e si alzano i toni. Allora, Domenico mi ha consigliato un album dei Cooks. Inside Out, che è l'album d'esordio. Ci sono sempre state delle band che, nonostante tecnicamente abbiano anche abbastanza da dire, non riescono ad entrare nelle playlist per motivi più disparati, soprattutto di antipatie personali o di qualcosa che non convince. Nel caso dei Cooks, le due cose che stornano sono la voce del cantante Luke Pritchard, una voce orribile, e soprattutto il loro primo singolo, Naive, una canzone di una antipatia unica, è la voce, ma la musica? Andiamo avanti. I quattro ragazzi di Brighton, ecco la città, non vi ricordavo prima, all'esordio avevano lanciato un piccolo messaggio, magari senza nemmeno tanta convinzione: vi stupiremo. In parte ci sono riusciti senza alcun dubbio, se si tiene conto anche di un aspetto di non da poco, che è l'età dei quattro, che era allora tutti rigorosamente sotto i 20 anni, che erano giovanissimi praticamente. Nell'album c'è un po' di tutto, da velati richiami ai primi Blur alle ispirazioni ai The Kinks, quindi più storiche. Non voglio analizzare l'intero album, perché sono 15 canzoni, ci metterei una vita praticamente. Ma le due migliori tracce sono le prime due, quindi l'album comincia anche bene, che sono Seaside, con una canzone acustica ben che fin da subito denota la propensione alla band per le sonorità andate al mondo radiofonico, e Seed World, che è la miglior canzone del disco, un'altra nota positiva dell'album, con una batteria molto ben gestita. Però devo dire la verità, la batteria della fila, che è una bellezza, in tutte le tracce quasi. Che è il punto forte dell'album, lo dico da adesso, è la batteria. Almeno quello si salva. Naive e She Moves in Her Own Way, che è un'altra canzone abbastanza antipatica. Abbastanza antipatica, no. Invece hanno recitato la parte delle protagoniste nel corso dei mesi più caldi del 2006, d'estate, non mi ricordo mai uscito, non so, due canzoni. Che è valso ai The Cooks un buon gruzzolo di quattrini. Perché sono canzoni che sono state mandate più e più volte. Come Che hanno portato però un successo che è poi scomparso nel nulla. Perché poi chi li conosce più i Cooks? Però chi li conosce più i Cooks? Non mai più sentiti. Comunque, tirando le somme, l'album, anche se un pochino insipido,
Ed è vero. Devi essere forse d'accordo su. No, non qua. Dico di no, però io l'ho ascoltato strumentalmente. Soprattutto dall'originalità un po'. Io l'ho sentito strumentalmente, cioè a me della voce non mi è fregato manco il cazzo. Vabbè, ma è insibile a prescindere. Ha le sue piccole qualità. Bravo, come avevo detto, il batterista. Oppure quella voglia sfrenata di conquistare tutto e subito la scena musicale che conta. Si vede che sono molto esplosivi, sono molto diretti. Però in questa disamina la sufficienza la sfiorano soltanto. Per me non arrivano al 6 per motivi di antipatia in parte e per motivi di banalità dall'altra parte. Paul Garrett, che è il era il batterista, non ci sta manco più, no. Quindi praticamente uno non ci salva niente quasi. Che bello! Difetto è troppo banale. Troppo banale il punto di difetto, ho sentito tutto l'album un po' scocciante alla lunga. L'aggettivo radiofonico, l'aggettivo ci sta benissimo perché le canzoni sono molto radiofoniche. Sì. Il voto 2,5 su 5, 5,5 su 10. Raffaele, tu hai ascoltato questo album? Ovviamente no. Bravissimo. tu ovviamente se stai cominciando a perdere i liquidi puoi anche accomodare. Se la senti di morire. Vuoi tu o vai uno di vado io, vado io, vai, fatemi levare davanti. Tu hai fatemi levare davanti. Fatemi. Questo l'ho consigliato io. Questo è il caro buon Alessandro. Ah, Gorgoroth, grande! No. Il caro buon Alessandro. Mi ha consigliato gli Yesterday and Today, che però diciamo solo nei primi album si chiamavano così, ora si chiamano solo YNT, con Earthshaker. L'album si apre con una song che già è un classico dal primo ascolto. Poi parli da poser, la song. C'ho 16 anni, ascolto i Green Day, quella song. I tesi! Il Brick c'è da 82, no, i Green Day. Che è già un classico dal primo ascolto. Hungry for a Rock è tirata e con le chitarre che macinano riff su riff, costruendo una delle migliori canzoni del CD. Dirty Girl invece è spiazzante, causa il riff d'apertura che ricorda forse un po' troppo Let Me Put put My Love Into You degli AC/DC, è un po' molto simile. Tuttavia, sorvolando questo dettaglio, il pezzo prende gasa e con un titolo così come non potrebbe. Da segnalare nella traccia la presenza di un assolo letteralmente strepitoso. La segnalava che era il radio. Traffico sulla A1 causa morte. No, comunque l'album, diciamo subito, facciamo una piccola introduzione. È un quasi glam rock, quasi heavy rock, diciamo. Quasi hard, sì, perché è molto variegato come album, ma soprattutto prima che che arrivi l'esplosione del glam rock, dell'hard rock, c'è stato questo album. Cioè questo è un precursore di questo genere che ha dato più o meno le basi per questo genere. Comunque, Shake It Loose e Squeezy sono due pezzi che ricordano il rock and roll più classico, che qui viene reso molto più aggressivo e graffiante, e dove ancora si mettono in mostra le due chitarre, in particolare nella seconda canzone, Squeezy, che vede anch'essa la presenza di un solo fantastico. Diciamo che in quasi tutte le canzoni ci sono dei bellissimi solo. Arriviamo poi a Rescue Me, pezzo bellissimo in ogni suo aspetto, intro melodico e delicato, che poco dopo esplode in una canzone aggressiva guidata dalla presenza maiuscola di Menichetti. Perché non hai letto song? Perché poi sono meglio cambiare. Meglio cambiare ogni tanto, dei sinonimi, dai. Menichetti che è il cantante. Menichetti con la K, perché lui è bimbo minchia. È proprio quella del gruppo. No, perché è inglese, è americano. Sì. Young and Dog è secondo me la più bella in assoluto dell'album. Riff graffiante e d'impatto, ritornello da stadio, è un lavoro stupefacente operato da Kenmore al basso e Hayes alla batteria, che la rendono davvero che rendono davvero un gran groove. Hayes si usa sempre di viola. Bravo. Bravo Peppe. Dimostrano un feeling pazzesco. Hayes significa fa tanto comunque in ogni caso. Sì, comunque è un cognome, non significa un cazzo. Dimostrano un feeling pazzesco con i propri strumenti. Menichetti è ancora trascinatore in Hurricane, pezzo tiratissimo e grintoso, con una linea di basso terremotante. E questo te lo consiglio perché dovrebbe piacerti questa cosa. Sì, sì. La linea di basso. Basta, sei zitto. Let Me Go è invece una delle canzoni meno esaltanti, seppur in possesso, ancora, di un assolo bellissimo. Knock You're Out è una bomba di hard and heavy, che Menichetti si spara nelle orecchie attraverso un cantato stellare, mentre la conclusiva I Believe in You è una semi ballad che colpisce dritto al cuore, quella che, nei pezzi, negli album metal, rock in generale ci deve sempre stare la ballad, grazie a una stesura tanto semplice quanto ben eseguita ed è una linea di chitarra sognante ed aggraziata.
corredata ancora una volta da un assolo magnifico. Come come, il disco è già terminato, niente paura, io lo rimetto e me lo risparo, stavolta nelle cuffie a palla, e per poco non eiaculo. Questa era una barra, non va di pacchi. No. Il buon Alessandro è un vecchio fottuto volpone e mi colpisce dritto al cuore, dandomi qualcosa di tosto, cazzuto e cattivo, ma melodico al punto giusto. Un album fantastico. Il dubbio che mi assale è: perché cazzo non li conoscevo già questi tizi? Siamo ignoranti. Comunque, voto 4,5 su 5. All Music uguale, mi dà d'accordo, mi è d'accordo. Miglior traccia, Young and Thug. Miglior artista, Dave Menichetti, il bimbo minchia. Difetto, consigliato, assolutamente sì. Quindi ho fatto conoscere un buon gruppo. Grazie care Ale, tante grazie. Vai Domenico, Domenico sta stendendo il mesaggio. Tu questo lo conoscevi, Raffaele? Cosa? Questo album che ho recensito io. Bravissimo, ascoltalo. Non come quello che ha consigliato Domenico. Questo te l'ha consigliato, caro Domenico? Peppe. No, non penso sia cattivo, non è cattivo. Ah, allora, tu mi hai dato Gentleman degli Afghan Wheels. Sì. Allora, buono. Buono per chi? Allora, 1990, stai zitto. È buono. Ti sei seduto, devi stare in silenzio. 1993, Cincinnati, Ohio. Greg Dulli. No, è Dulli perché va bene, è D-U-L-L-I, non è D-U-L-L-Y, cioè non è americano, è proprio italiano. È italiano. Ah, è italiano. Greg Dulli. Non ci credi. Greg Dulli crea e produce un album che resterà negli annali dell'alternative rock americano. E non solo. Cioè, non guardare. Greg Dulli, chitarra e voce, è un rivoluzionario dell'effettistica sulla chitarra, pioniere del muff e delle art tricks, cosa che tu dovresti sapere. Per quanto non possa piacere il genere, io dico, gli dico bravo. Bravo per le parole giuste al punto giusto. Bravo per i riff veramente azzeccati. E soprattutto bravo per aver azzeccato il momento giusto degli anni 90 per creare qualcosa di così forte. In 49 minuti, Peppe ascolta bene, non mi sono mai annoiato. Sono onesto, non mi aspettavo qualcosa di simile. Ogni pezzo, pur reggendo la line del brano precedente, cambia completamente, oscillando dal rock sporco quasi grunge all'alternative carico e spudoratamente basato sulla tecnica. Frequentato da Dulli, che non ha origini italiane, come il nome potrebbe far pensare. Però, però credo si legga comunque Dulli. Emma, no? Sì, credo si legga comunque Dulli. Comunque. Sì, sì. Il cantante dei cazzi, come si chiama? Dei cazzi, sì, famosi cazzi. Dei famosi cazzi. Salli Emma. Vabbè, vai, vici! Un attimo! Spudoratamente basato sulla tecnica. Toi. Il tutto è controllato dalla cosa migliore, i testi. Nulla di particolare, certo, ma il modo, il tempo in cui inserisci una parola in un pezzo cambia tutto totalmente. È tutto ciò che ne deriva, emozioni, sensazioni. Le canzoni ci servono anche per sentirci un po' protagonisti di qualcosa, di una vita, di un amore, di qualcosa che ci fa sentire vivi, persi, innamorati, felici o tristi. E loro ci riescono alla grande. Tornando alla musica, basso e batteria, nonostante le sequenze facili nei quattro quarti, riescono a rendere da Dio ogni stramaledetto pezzo. Sentire la recensione di Greg Dulli e l'essere di stati. È più bello Dulli. Ma Dulli più bello, infatti. Alessandro Conte, ci saluta. Lucio Dulli. dove cazzo è rimasto? Però se mi bloccate il pezzo. Accompagnando chitarra e voce in maniera più che sublime. Che bell'uomo che sei. Rick McCormick. Ma gli sta dicendo non la finiamo più. Che bello ci assomiglio. Cosa ho scritto Menichetti? Sono così brutto. Fa il suo porco lavoro di chitarra, reggendo a tempi al limite e creando i riff più belli dell'album. Rigenerando ogni pezzo verso la fine con assoli e fraseggi che rendono addirittura meglio di quello che si spera. Credo che altri si arrivate anche. Vai, vai. Non mi fa perdere, se no io non ce la mia ciao, non leggo un cazzo! Perché non li può? Si spera, facendoti sentire parte del pezzo. La sua peculiarità è il modo in cui riesce a ma perché mi ride in faccia? No, perché è un imbecille! Perché mi ridi in faccia? Perché è un imbecille! Dai, leggi! Cosa brutta è quella? Continua! Non la finiamo più per piacere, basta. È il modo in cui riesce a congiungere testi e senso con gli accordi. Una bomba. Fountain and Firefox è secondo me l'apoteosi dell'album, dove si sente netto lo stile dei Go-Go Dolls, sublime e piacevole. Chiudo il tutto facendo i complimenti a Peppe, che ha ascoltato l'album.
aggettivo azzeccato, difetto, difetto maggiore secondo me è il candato, a volte stonato e fuori tono, volutamente o meno è un difetto, tra parentesi. Sicuramente Manuel Agnelli ha preso ispirazione da Dulli per cantare, questo poco ma sicuro. Sì, ma se c'è anche scritto sulla pagina. Per fare un sacco di cose praticamente. Ma pure penso pure il cantante Franz Ferdinand ha preso questo, questo non lo so, ma lui dice tutto. Miglior artista dell'album, Rick McCollum. Greg Dulli fa anche il portiere. Chi è Greg Dulli? Ma non lui, basta! Non è Greg Dulli! Comunque la cosa importante anche di African Queens è che hanno molte influenze. Passi da una stronzata a dire le cose serie! Fagliela dire! Passa breve. E soprattutto, oltre ad avere molte influenze, hanno dato molte influenze. Questo sono la aria. Soprattutto. Beh, va da turno, una volta uno dice la cosa serie, l'altro stronzeggia. Consigliato assolutamente sì. Pezzo migliore, Fontaine and Falfax. Oppure My Course, che è cantata però da Marcy Mays. Voto assolutamente 4 su 5. Bravo! Finalmente! Un applauso a dove? Finalmente! Ma io dico, Alele, sei un idiota! Ti ho detto c'è l'altro, io dico quello che penso, non dire che me le invento le cose. Per questo, quindi il problema sei proprio tu. Adesso la recensione più attesa del mondo, quella di Alessandro, dove si fa gemito dopo gemito. No. Gemito dopo gemito! Cosa di cosa gli hai dato? Sei dopo Premo Play! Cosa gli hai dato? Poets and Porno stavi dato. Ecco, comunque, ognuno di noi ha delle preferenze, fissazioni o semplicemente manie. Beh, di Gallo possiamo notare la dipendenza dagli album omonimi. Confronta Black Stone Cherry, eccetera. Mi hai detto Black Stone Cherry. Ecco, è proprio questo. E la particolare usanza di consigliarmi album glam rock, anche se questo non è propriamente glam rock. Io ti consiglio i grunge, capito? Esattamente. Cosa che non mi dispiace affatto, anzi, in questo caso perché c'è poco di glam rock, forse solo l'etichetta, nel senso proprio come nome. Forse lo fa perché a Domenico non piacerebbe a priori e Peppe già riconosce alla perfezione. Sì, riconosco, la perfezione no, riconosco, normale. È un album hanno fatto. La band in questione, Poets e Pornostar, è sconosciuta sul web e ai molti. Ci sono poche notizie, infatti, ma è figherrima, sound potente, batteria idem. Linee di basso, infatti te lo consiglio Domenico, non sto scherzando. Ma non ti ho fatto sentire più, no? No, non ti ho fatto sentire, ho fatto sentire mezzo peso. Linee di basso presenti e pompanti e voce travolgente. Il problema è che per chi conosce il genere questi pezzi sembrano familiari e già sentiti, perché quello è il problema. Questo è proprio del genere, ma è una questione di influenze anche se buone. Il ritmo rock però svaria di brano in brano, da rock and roll, uno dei primi pezzi nella tracklist, a War on a Gravity, pezzo molto radiofonico questo, a My Devil Song, che è la mia preferita, passando per Monkey. Le tracce si diversificano tra loro per tempi e riff di chitarre, pur mantenendo quel fil rouge dell'album che è un concept album. Unire, questo l'ho letto io, questo, quindi non sta scritto da nessuna parte, unire la violenza sfacciata della pornografia all'ovattato mondo dei poeti, che è una cosa, secondo me, è una capata pazzesca, e loro in questo lavoro ci sono riusciti, perché anche nei testi, soprattutto le tematiche, ci hanno preso. E quindi è un lavoro che ti lascia qualcosa, oltre alla solita fuffa del glam rock, seppur bella, fine a se stessa. Cioè ti lascia quel messaggio anche di contrapposizione, perché nella vita sono belli i contrasti, no? Il bianco e il nero, la luce e l'oscurità. In questa cosa la pornografia, falso vero, è un mistero che arriva, ecco. Vabbè. Perché la a unire, quale ando varie avendo fu. No, quella è un'altra. Pornografia e poesia, in un mondo, in qualsiasi mondo parallelo, non si possono coadiuvare, unirsi, perché non c'è poesia nella pornografia. Basta, ma te lo smette! Nella poesia la pornografia invece ci può essere. Dimmi, però questa è un'altra cosa. No. Quindi la descrizione è antitesi lirico-musicale, cioè quindi intesa come figura retorica, perché sì, l'antitesi è quella. Fa con la testa così e annuisce. L'antitesi in un determinato contesto letterario, sì. È quella figura retorica. Fallo parlare! Che è quella figura retorica. Che scusate comunque, voi che? Che? È un bagito. Ho premuto play, non lo so. Oh no, ho pigiato play. Che unisce due termini che appartengono a sfere sensoriali e anche semantici, devo spiegare, altrimenti non posso chiudere. Ma non ci interessa. Che sono apparentemente distaccati. No. Fallo parlare, sei tu che lo fai perdere tempo. Comunque, l'antitesi è quella figura retorica che unisce due sfere semantiche. Che c'è? Due sfere semantiche opposte nel stesso contesto letterario, nell'intratesto. Comunque, il miglior brano è My Devil Song. E mi è piaciuto. Miglior artista c'è un attore.
tu lo sapevi? No, non lo sapevo. Non mi ricordo la faccia. No, è un attore americano che ha fatto molte serie. Però c'è solo. Se non mi sbaglio, è il bassista. Cazzarola. Se lo vedete. Papà. Comunque, non so. Vabbè, comunque. Cos'è Porfogine? Cos'è Porfogine? Vi farò vedere l'attore. Ha origini, Peppe, ha origini, se non mi sbaglio. Italo austro-ungarico. No, austro-ungarico. Caraibiche, comunque ve lo farò vedere. Comunque, è il bassista, se non mi sbaglio. Perché trovare un gruppo glam rock, una linea di basso potente come questa, perché in tutti i pezzi c'è un giro di basso che è addirittura più potente della chitarra. Per essere glam rock, almeno come è detto, è grandioso. Lo consiglio a Domenico e a tutti gli altri. No. È Natale. Per Natale prossimo. In un futuro prossimo. Poi il voto è 4 su 5. Perfetto, che... Sì, abbiamo finito. Ok, adesso ci possiamo andare la nostra puntata di Natale e di Pasqua. No, non ce la faccio per il caldo che fa, sembra la puntata di Ferragosto. Esatto, non ce la faccio più. Questa è stata la nostra ultima puntata dell'anno, noi vi auguriamo. No, è stata l'ultima puttana perché abbiamo fatto Poets and Born. Poets and Born, giustamente. Francesco infatti ci sottolinea, questa puntata durerà poco, diceva. Ecco, questo. Non mi ricordo. Ah, lui si fa la droga. Non mi ricordo. Sì, probabilmente. Però lei è più gnocca. Sì, ma loro però è trans. Penso siano. Ma non credo sia trans del gruppo. Comunque non è lui, ma più lui. Spero che se la tromba. Comunque ragazzi, sì. Noi vogliamo augurarvi buone feste, vogliamo augurarvi buon Natale, buon fine anno, buon inizio anno nuovo. Come si dice? Buona fine e buon e miglior principio. E miglior principio. Se migliorate del cazzo. Fottete l'ultimo dell'anno, così fottete tutto l'anno. Quindi fottete, drogatevi, ubriacatevi, fate il cazzo che volete, vincete la tombola, giocate a poker, fate 7 e mezzo, fatevi le seghe in bagno, con la nonna che sta pure fatevi, guardare, oppure fatevele sopra al tavolo il cenone di Capodanno, le seghe, spruzzate addosso le persone, fatevi, basta, divertitevi, siete rock a Natale, cazzo. Jingle bell rock. Detto questo, noi salutiamo il liquore al cocco. Il liquore al cocco ci ha offerto la cara Giovanna. Salutiamo i nostri ospiti di fuori, il caro Raffaele, che per sfinimento cardiovascolare se n'è uscito. E salutiamo, basta, chiudiamo. Salutiamo Ramiro, salutiamo Peppe che vuole chiudere. E ci sentiamo dopo nel 2015, l'anno prossimo. Sì, l'anno prossimo, certo. Peppe, sei un emerito cazzone. Lasciamo con questa massima. Fallo.